Allora, buonasera a tutti. Io sono Francesco Benigno, insegno qui in Normale Storia Moderna ed è con grande piacere che stasera abbiamo l'occasione di discutere il libro, un libro importante di un amico e un collega Carmine Pinto, Università di Salerno, ha fatto quest'opera per l'editore La Terza, La guerra per il Mezzogiorno. Italiani borbonici e briganti 1860 1870 questo è un libro dicevo importante è un libro importante perché ci sono dei libri di storia che si situano a mezzo tra la ricerca l'analisi scientifica l'approfondimento e i dibattiti della sfera pubblica e voi come sapete su questa questione del Dell'unità d'Italia, del modo con cui essa si è prodotta, della guerra per il Mezzogiorno, come recita il titolo, si è negli ultimi dieci anni, forse anche un po' di più, eh, si è aperta una discussione molto forte nelle province meridionali sulla natura del processo di unificazione nazionale e questa Uh, questo dibattito ha interessato i media, le forze politiche e anche le comunità degli storici che sono intervenute su una questione che ha avuto degli echi molto importanti che è quella delle, eh, diciamo delle delibere di alcune province meridionali proprio su questa questione. Ma di questo possiamo parlare tuttavia, questo riferimento che ho fatto alla... La ragione dell'attualità di questo tema non ci deve però far, eh, come dire, eh, questo non è un pamphlet, questo non è un libro di occasione, questo è il frutto di una grande ricerca svolta su una quantità enorme di archivi eh, dell'Italia meridionale, è un lavoro solido di ricerca, eh, forse anzi per me eh, il più importante libro sul brigantaggio scritto dopo quello di Franco Monfesso. Indubitabilmente. E quindi è un libro spartiacque, anche un libro a partire dal quale questo tema deve, a partire dal quale chi vuole occuparsi di questo tema deve fare riferimento a questo libro. E io naturalmente non voglio adesso qui eh, mettermi a parlare del libro che io ho letto e anche recensito con grande interesse e passione, ma perché ci sono degli specialisti del, del tema che lo faranno il professor Cinnella, il professor eh, Frusci, e quindi io darò la parola a loro e eh, mano a mano eh, sentiremo i vari aspetti. A Cinnella abbiamo chiesto in particolare all'inizio, per chi non l'avesse letto, di raccontare un po' il libro eh, nella sua così, eh, una specie di filo rosso del libro, no? e, e quindi io senza porre altro indugio in mezzo e riservandomi magari di fare qualche notazione qua e là gli do subito la parola per raccontarci di questo libro grazie grazie a tutti il professor Francesco Benigni ha già introdotto nella minore eh, forma possibile il, questo nostro seminario eh, dicendo a chiare lettere che si tratta di un libro fondamentale ecco io sono sono d'accordo, questo è un libro straordinario e eh, non sembri esagerato dire che questo libro rappresenta una pietra miliare negli studi sull'Ottocento italiano, già che offre una nuova e meditata interpretazione dell'evento centrale della storia eh, patria di quel secolo, la nascita dello Stato unitario. Nel sottotitolo del volume compare anche il termine briganti. Perché in quel decennio, il decennio appunto apertosi con la spedizione dei Mille, le province dell'ex regno delle Due Sicilie, con l'eccezione della Sicilia, furono sconvolte dal grande brigantaggio, come si è soliti chiamare la lunga e sanguinosa guerra condotta dalle bande armate contro lo Stato italiano. Il libro, dunque, è anche una storia del brigantaggio post-unitario, indagato. Non come un episodio a sé stante, pur se centrale, dei primordi del regno d'Italia, ma inserito nel più ampio contesto delle vicende che portarono all'affermazione e al consolidamento del nuovo Stato. È proprio questo l'originale e fruttuoso approccio dipinto allo studio del brigantaggio. Considerarlo un momento decisivo di quella che egli chiama la guerra per il mezzogiorno e che consiste in una complessa e drammatica sequela di battaglie, non tutte cruente, terminate con la vittoria dei fautori dell'unità d'Italia. Un siffatto approccio consente all'autore uno sguardo nuovo, lucido e penetrante su una vicenda quasi sempre osservata con lenti opache e deformanti. Vastissima ma di modesto valore secondo me è la letteratura storica e pubblicistica sul brigantaggio, composta in prevalenza da cronache locali dal sapore campanilistico, dedite alla rievocazione delle gesta della banda armata o del capo brigante della zona. Queste pubblicazioni, basate su fonti archivistiche uscite per i tipi di minuscole case editrici, sono di arduo reperimento. Esse offrono allo storico e al lettore preziosi ragguagli, ma solo di rado aiutano a capire il fenomeno generale, sia a causa dell'approccio localistico, sia per l'angusta visione interpretativa di molte di loro. Del resto, anche le opere più famose, come la celeberrima Storia del Brigantaggio di Franco Molfese, risentono di una concezione per tanti versi mitologica. Non sono mancati negli ultimi lustri saggi e articoli di buon livello, scritti da storici di mestiere, che hanno gettato luce su particolari aspetti del fenomeno. Tuttavia, gli studi più uh, istruttivi, secondo me, ancorché poco conosciuti e quasi mai ristampati, restano i lavori eruditi apparsi negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi del Novecento. Sono basati su una solida documentazione e eh, spesso si distinguono anche per la ponderatezza dei giudizi. Quali sono i miti che fino a oggi hanno impedito di comprendere il fenomeno del grande brigantaggio e di chiarire il posto che gli spetta nella storia dell'Italia unita? L'interpretazione che oggi gode di maggior diffusione e successo e che potremmo chiamare papalina o neoborbonica Vede nella guerra dei briganti l'eroica lotta delle plebi meridionali, insorte per difendere il loro legittimo sovrano, il pontefice romano, contro gli invasori settentrionali, ostili alla Chiesa cattolica. La difesa della causa legittimistica si alimenta oggi dei luoghi comuni e del lamento del vittimismo meridionale che incolpa il nord di tutti i mali del sud e vagheggia i tempi felici del borbonico regno delle Due Sicilie. Lo strepitoso successo arriso ai libri di Pino Aprile è la, è la riprova di quanta forza di suggestione esercitano ancora certi stereotipi. Riboccano le controstorie e le antistorie, cioè le storie immaginarie, insomma, del risorgimento e della nascita dello Stato italiano, che hanno proprio nella visione idealizzata del brigantaggio il loro punto focale. Macabri e granguignoleschi sono a volte già i titoli delle opere dedicate agli inenarrabili patimenti dei vinti e calpestati ribelli del sud. Il sangue del sud, la grande mattanza e via dicendo. Alla dominante interpretazione borbonico-papalina si è contrapposta la minoritaria visione che condanna il brigantaggio come fenomeno retrivo e selvaggio fomentato dalle forze contrarie all'unità d'Italia. Non è arbitrario chiamarla Sabauda perché tende a identificare il momento più alto del processo risorgimentale con la vittoria della monarchia piemontese. C'è inoltre un'interpretazione sociale il cui più autorevole esponente è stato Franco Molfese, a livello locale Tommaso Pedio, lo storico di Potenza Tommaso Pedio. Questa interpretazione vede nel brigantaggio una sia pur primordiale rivolta degli sfruttati contadini del sud, i cafoni, contro i ceti abbienti, i galantuomini, e contro il nuovo Stato italiano subentrato alla monarchia borbonica. E lontano anch'esso dai bisogni delle masse derelitte. Dell Curiosamente, questa terza visione, la visione sociale, che ha goduto di grande, gode ancora di grande forza persuasiva, finisce spesso per intrecciarsi e talvolta addirittura per coincidere con la reazionaria condanna del Risorgimento e del movimento per l'unità d'Italia. Carmine Pinto procede in modo rigoroso e scientifico, oltre che originale, nulla concedendo alle interpretazioni più in voga e interrogandosi invece sulle ragioni che condussero, dopo il facile trionfo dell'impresa garibaldina e la rapida dissoluzione del regno borbonico, ad una rinnovata e a prima vista inspiegabile resistenza delle forze legittimistiche contro lo Stato italiano. Resistenza manifestatasi con la mobilitazione delle bande dei briganti. Sconfitto assai presto l'esercito regolare di Francesco II, furono le formazioni irregolari a scendere in campo a sostegno dei lealisti. La guerra per il mezzogiorno, protrattasi per quasi un decennio, divenne una questione vitale per entrambi gli schieramenti. La lunga guerra non fu combattuta solo sul terreno militare tra esercito italiano e briganti, ma si manifestò in numerose altre forme, quali il coinvolgimento dei civili e il sistematico ricorso allo strumento della propaganda. Le azioni militari dei briganti costituirono il fulcro della lotta contro il Regno d'Italia e perciò stesso l'aspetto più vistoso e drammatico della guerra, ma non furono avulse dal più ampio conflitto la cui posta in gioco era il compimento del processo risorgimentale. Non è facile rendere conto della dettagliata ricostruzione delle vicende politico-militari del decennio 60-70 offerta da Pinto sulla base di una imponente e pressoché esaustiva documentazione, sia edita sia archivistica. Io mi limiterò a far cenno di alcuni temi salienti per dare almeno un'idea dei problemi trattati e delle conclusioni formulate. Ma intanto vorrei dire che il corposo volume contiene: sono 500 pagine, quasi 500 pagine! Contiene un'infinità di notizie e di fatti esposti con un linguaggio sempre limpido, ma in modo spesse volte stringatissimo. La tirannia dello spazio ha sovente costretto l'autore a racchiudere in una o in poche frasi episodi importanti sui quali non gli mancano le pezze d'appoggio e molto di più avrebbe da dire. L'enorme materiale accumulato in molti anni di alacre lavoro avrebbe richiesto un numero di pagine forse doppio di quello già elevato offerto ai lettori. Il quadro internazionale e i giochi diplomatici non mancano nella narrazione dipinto, che vi dà il giusto peso, il rilievo, collegandoli con le alterne vicende delle insurrezioni brigantesche. Anche questa è una parte importante. Io adesso la, eh, la tralascio, la tralascio eh, è fatta molto bene, è molto dettagliata. Io la tralascio perché non la tirannia dello spazio, ma la tirannia del tempo mi, mi, mi ordina di, di far così. Nel libro sono narrate le varie fasi e le alterne vicende della guerra dei briganti contro lo Stato italiano, nonché la parte avuta nel contrastare il fenomeno dai diversi luogotenenti e comandanti militari, da Enrico Cialdini a Emilio Pallavicini di Priola. E soprattutto in questi capitoli, forse più documentati del dottissimo libro, che l'esposizione sintetica e quasi laconica amareggerà l'ampia cerchia di lettori avida di dettagliate notizie sulle gesta brigantesche e sul sanguinoso duello militare tra le bande e l'esercito, spalleggiato dalla Guardia Nazionale. È un tema che appassiona i lettori, insomma, anche il lettore, il lettore digiuno di storia, insomma, è, è, per, ovvie, per ovvie ragioni. Però noi non possiamo attribuire la scelta di rimpicciolire il racconto all'autore il quale, conoscendo come nessun altro quelle vicende, avrebbe ben saputo soddisfare ogni curiosità sull'argomento, se non avesse dovuto inchinarsi alle ferre e talora inique leggi dell'editoria. La guerra per il mezzogiorno non si combatté solo sui campi di battaglia e negli infiniti scontri militari, fatti anche di agguati, imboscate e tranelli, tipici della guerriglia. L'epocale conflitto, la cui posta era la nascita della, della nazione italiana, consiste anche nell'uso di armi più sofisticate, a cui fecero ricorso sia gli unitari sia i borbonici che manovravano i briganti. Alla guerra delle idee, Pinto dedica non soltanto il capitolo che così si intitola, ma molte altre illuminanti pagine del libro. Aver messo in rilievo questo aspetto, solitamente escluso, dalle narrazioni sul brigantaggio, è uno, un altro dei grandi meriti del libro, quello che forse maggiormente gli conferisce il sigillo inconfondibile dell'originalità. I legittimisti si resero conto che per far trionfare la loro causa non bastava finanziare e spalleggiare le bande armate, occorreva anche contrapporre argomenti credibili e suasivi alla formidabile macchina della propaganda messa in moto dai sostenitori dell'unità della penisola. Non si può negare che i borbonici abbia, abbiano profuso un grande impegno nel riaffermare la legittimità storica e politica dell'indipendenza del Regno delle Due Sicilie. Scese in campo un folto manipolo di scrittori legittimisti, né mancarono attivissimi giornalisti stranieri come Charles Garnier l'autore dell'Assedio di Gaeta, la del... il qua... in francese, eh? il quale nel campo borbonico ebbe il ruolo allora svolto da Marc Monnier, anche i libri di Marc Monnier furono tradotti per una grande diffusione, però Marc Monnier lavorava per la causa unitaria, Charles Garnier invece per i borbonici. A Napoli il cardinale Sisto Riario Sforza fondò un comitato per la propaganda e sempre a Napoli nel giro di pochi anni uscì una trentina di testate cattoliche o borboniche. Tuttavia, è Pinto che parla, il borbonismo non riuscì a ribaltare lo straripante racconto del nazionalismo italiano. Il discorso borbonico era intriso di risentimenti, zeppo di rancore e denuncia, ma non promise mai se non poco più che un ritorno ad un passato felice mai esistito. Questo è il giudizio condivisibile di Carmine Pinto né poté modificare gli equilibri politici il veemente atto d'accusa contro le idee moderne scagliato nel dicembre 1864 dal sillabo di, del pontefice Pio IX, il grandissimo nemico diciamo, del risorgimento italiano. Assai più vigoroso e cattivante fu invece la propaganda del movimento unitario, che poteva valersi del patrimonio ideale accumulato in decenni di lotte risorgimentali, riuscendo dopo il 1860 ad attrarre dalla propria parte, a mobilitare artisti, scrittori, romanzieri e giornalisti napoletani, oltre che del resto della penisola. Anche gli eventi tristi e infelici del recente passato risorgimentale, come la spedizione di Sapri, del 1857 assursero a momenti e simboli della grande epopea nazionale nella quale la mistica del martirio era una delle componenti essenziali come hanno mostrato gli studi di alberto mario banti con la solenne cerimonia dell'inaugurazione della statua carlo pisacane scoperta a Palermo, ah, scusate, a salerno a salerno nell'estate 1864 dalla figlia silvia dalla figlia di, di, di Carlo Pisacane, quell'episodio, cioè la spedizione di Sapri, fu trasformato in un caposaldo della narrazione risorgimentale. Ora, in un siffatto repertorio ideologico che concepiva la nazione come una comunità stretta da un patto sacrale che rendeva gli avversari estranei alla nazione stessa, i briganti diventavano cupe presenze che si collocavano dall'altro lato della civiltà rappresentata dalla patria unitaria. Sono parole di Carmine Pinto anche queste. Oltre al sapiente ricorso alla propaganda di alto afflato, i rappresentanti e i sostenitori del Regno d'Italia si servirono di altri strumenti, come la campagna di mobilitazione per il sostegno materiale e finanziario alle vittime del brigantaggio, che fece parte della guerra per la popolazione. Colpendo i sostenitori dei briganti, gli unitari vinsero la guerra per la popolazione, come la chiama Pinto, attraverso la conquista del consenso, la garanzia della protezione, lo sgretolamento del radicamento sociale nemico, cioè dei, dei, dei filoborbonici. Il notabilato borbonico ebbe un ruolo importante nell'organizzazione e nel sostegno al brigantaggio. Tuttavia, a causa della sua ambiga ambigua condotta, pensiamo agli Aquilecchia di Melfi, Fortunato di Rionero, Giustino Fortunato soffrì tutta la vita per questo problema, no? cercò, di, cercò di scagionare la sua famiglia, i Fortunato di Rionero, i Saraceni, i Saraceno di Atella. Ecco, bene, il, questo notabilato non produsse mai un disegno strategico capace di sfidare l'egemonia degli unitari. Nei cruciali anni Sessanta... I borbonici, insomma, non furono mai capaci di competere con il movimento unitario, né in campo militare, né sul terreno del conflitto politico-ideologico e nemmeno nei rapporti con la popolazione civile. Il risultato più concreto e vistoso dell'impegno dei notabili borbonici, di quelli residenti nell'esilio dorato di Roma come dei molti operanti sul territorio, fu la nascita del brigantaggio, il quale, sono parole di Pinto, fu promosso dal movimento legittimista che assegnò una funzione politica alle bande attraverso le strutture centrali e i riferimenti locali. E questa è una delle tesi centrali del libro, l'architrave che regge l'edificio interpretativo costruito da Pinto e che gli consente di respingere l'immagine della guerriglia brigantesca come rivolta spontanea degli strati più umili del mondo meridionale. Che il brigantaggio non possa essere considerato un moto di protesta sociale e che a fomentarlo siano stati borbonici nel disperato tentativo di restaurare la monarchia napoletana sono verità inoppugnabili. Devo anche riconoscere con umile franchezza che la lettura del libro dipinto mi ha indotto ad attribuire al complotto borbonico un impatto sulle vicende brigantesche assai maggiore di quanto io pensassi. Ma Carmine Pinto non me ne vorrà se confesserò che resto dubbioso dinanzi alla sua tesi circa il ruolo determinante, quasi esclusivo, del progetto politico borbonico nella nascita e nell'enorme crescita della diffusione del fenomeno. Oltre a finanziarsi, con i saccheggi e con i proventi dei sequestri e delle estorsioni, i capibanda furono incoraggiati e sostenuti con ogni mezzo dagli agenti borbonici di Roma e dai notabili legittimisti. Si spiega così il fatto che essi si presentassero e si pavoneggiassero nelle vesti di generali di Francesco II. Ma soltanto pochissimi, come il famoso sergente romano di Gioia del Colle, nutrivano una schietta Ancorché rozza devozione alla causa della monarchia borbonica e alla fede cattolica, anche questa rozza ma sincera, i più intraprendenti e influenti capibanda profittarono dell'occasione loro offerta per agire in furbesca autonomia e badare al proprio tornaconto, dediti alla selvaggia vita del brigante e fieri di avere sotto il proprio comando centinaia di uomini. Il grande brigantaggio. Che Pinto chiama sempre politico perché diretto dai legittimisti, viene da lui indagato, abbiamo visto, nel quadro delle generali vicende del decennio postunitario, e una simile prospettiva gli consente di mettere in luce, come mai è stato fatto finora, i tanti fili che lo legano agli altri eventi dell'epoca. Ma in un siffatto approccio si annida, secondo me, un'insidia, difficile da evitare. Quella cioè di smarrire alcuni tratti peculiari e caratterizzanti di un fenomeno endemico nelle terre del Sud. Endemico ma mai esploso fino allora in modo così virulento e gigantesco. Il libro offre una precisa e rigorosa cronaca delle vigente militari del brigantaggio e della lotta contro di esso, nonché degli aspetti criminali dell'azione delle bande, come i sequestri e le estorsioni. Pinto affronta anche e risolve con saggezza l'ardua questione della consistenza numerica delle forze combattenti dell'una e dell'altra parte e del numero delle vittime. È un altro dei tanti meriti del libro, dove troviamo anche osservazioni e riflessioni, scarne ma illuminanti, sulla mentalità dei briganti e sulle loro regole di condotta e sui loro valori. Il quadro sembrerebbe in tal modo completo e rifinito in tutti i dettagli. Non manca, ma è solo abbozzato, abbozzata la dimensione antropologica, essenziale per capire, oltre al fenomeno brigantesco, il problema stesso del brusco e conflittuale incontro fra due mondi diversissimi e da sempre separati, il settentrione e il mezzogiorno d'Italia. Quale impressione ebbero i militari e i funzionari giunti dal nord delle genti meridionali dell'Africa, con due F, come si espressero alcuni di loro? E per converso, quale idea si fecero i cafoni del sud degli uomini venuti a sostituire i comandanti e i dignitari locali? Pinto accenna anche a tali problemi e se avesse avuto maggior spazio li avrebbe ancora meglio analizzati. In ogni caso... Il lettore vorrebbe saperne di più. La guerra per il Mezzogiorno si alimentò di contrapposti progetti politici, di contrapposti argomenti di propaganda, di contrapposti discorsi culturali, ma fu resa più aspa e crudele dalle incomprensioni, finanche linguistiche, tra persone appartenenti a mondi lontani l'uno dall'altro. Prima che il brigantaggio cominciasse a insanguinare le contrade meridionali, vi furono alcuni fatti premonitori che turbarono il già complicatissimo tentativo di fusione tra le due parti della penisola. Lo scioglimento dell'esercito meridionale garibaldino e l'imposizione della leva obbligatoria nelle nuove province furono misure improvvide che suscitarono un generale scontento. E i decreti del febbraio 1861 che estendevano al mezzogiorno la legislazione sabauda, in materia ecclesiastica, alienarono al nuovo Stato quella vasta componente del basso clero, schieratasi fino allora a favore dell'unità d'Italia. Furono insomma errori grossolani del nuovo governo. Anche il ritardo nella quotizzazione dei beni demaniali deluse e incattivì le, le plebi rurali. Certo, come Pinto mostra assai bene menzionando il caso di Montescaglioso. In questo campo il nuovo governo fece di più e meglio di quelli passati, ma le misure giunsero tardive e parziali, quando i venti della guerra intestina già sconvolgevano il sud. Né bisogna dimenticare la condotta altezzosa e arbitraria di non pochi ufficiali che contribuì ad alimentare l'ostilità della gente umile verso i funzionari venuti dal nord. Pinto afferma che anche dopo la draconiana legge pica i tribunali militari diedero prova di cautela e di garantismo. Tuttavia, nel complesso, e cita molti esempi a questo proposito, tutti validi, tuttavia nel complesso io penso che abbia avuto ragione la stampa democratica dell'epoca. Quando era aperta la Domus Mazziniana io ebbi l'occasione di andare lì a lavorare un po' di giorni e guardarmi i giornali degli anni 60. La stampa democratica dell'epoca ebbe ragione, secondo me, nel denunciare con forza e passione il regime di violenza e di arbitrio instaurato nel Sud. Se alcuni ufficiali furono guidati nella loro azione di tutela dell'ordine da un grossolano pregiudizio antimeridionale, non mancarono militari più perspicaci e lungimiranti, i quali videro e descrissero le spaventevoli condizioni in cui versavano le plebi del Sud. Si potrebbe anzi dire che essi per primi scoprirono e posero all'ordine del giorno la questione sociale, che verrà chiamata nei decenni successivi questione meridionale. Quegli uomini sensibili e saggi misero in luce anche un altro aspetto della tragedia meridionale: le odiose angherie subite dai ceti umili da parte dei signori e dei funzionali. Locali. Io potrei citare qui molti esempi in memoria di, 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 di ufficiali che citano, citano casi, casi precisi dai loro racconti. L'antica e motivata ostilità della gente umile del Sud verso i signori e i funzionari locali fu assai presto rivolta contro i nuovi rappresentanti dello Stato, i quali non sempre mostrarono una condotta comprensiva nei confronti nei rapporti con la popolazione. Le polverose carte giudiziarie degli archivi locali testimoniano di processi intentati per futili motivi contro persone di bassa estrazione, colpevoli magari di aver gridato viva Francesco o di consimili reati d'opinione. Ma fu soprattutto la brusca introduzione della coscrizione obbligatoria a provocare il disamore dei ceti più umili per il nuovo Stato. Tale diffusa avversione, unita alla radicata immagine del brigante vendicatore di Torti, favorì enormemente, assieme alle sobillazioni borboniche, la rapida moltiplicazione e crescita delle bande. Ho oh, quasi finito, eh? Quasi finito. Il brigantaggio postunitario non fu una, una, sia pure embrionale, rivoluzione contadina, ma soltanto una selvaggia azione contro il nuovo Stato, promossa e incoraggiata dalla reazione... Borbonica. Ma proprio a causa dell'enorme diffusione del fenomeno, ai margini, negli interstizi delle criminali bande maggiori, sorsero minuscoli drappelli briganteschi, i quali vivacchiarono in simbiosi con la popolazione più derelitta, comportandosi sovente in maniera dimessa e quasi bonaria. Se si ha la pazienza di scrutare l'attività delle bande minori, si scoprono non pochi episodi di rudimentale solidarietà tra poveri. Io penso che questi piccoli, piccolissimi fatti, slegati dall'attività delle grandi bande, si siano poi ingigantiti nella memoria collettiva e abbiano contribuito ad alimentare e a rinnovare, dopo la fine della guerra brigantesca, l'antichissima e mai scomparsa credenza popolare nel fuorilegge difensore degli umili. In tal modo, con il passare degli anni, anche i più feroci capibanda. Furono trasfigurati nel, dalla leggenda popolare, acquisendo l'aureola di eroi della lotta contro i soprusi e contro le ingiustizie. Non vorrei essere frainteso. Eh. Le considerazioni e i ragionamenti orora accennati, che nascono dalla lettura e dall'ammirazione per il libro, non scalfiscono la mia profonda riconoscenza, grandissima ammirazione, per il monumento di erudizione e di saggezza. Interpretativa che Carmine Pinto ci ha donato e che fa onore alla storiografia italiana. Grazie molte. Come avete visto, c'è cioè nella relazione di Cinnella, ci sono delle nuance, diciamo, no? Qui poi Carmine potrà, potrà, potrà rispondere. Io vorrei dire che. In questa carrellata, una parte del tuo intervento ha fatto sull'interpretazione sociale, no? Beh, eh, diciamo, noi spesso quando parliamo di queste cose anche con Carmine, facciamo riferimento poi anche all'influenza che ha avuto John Obsbun nel eh, promuovere nella sensibilità degli storici, ma anche, forse anche più largamente, nella sensibilità comune, questa idea del brigante come soggetto rivoluzionario in certo senso. Pre-rivoluzionaria potremmo dire, Ma qui sarebbe... però il punto fondamentale a me pare, e qui prima di dare la parola non so se a Gianluca Frusci o a Luca Baldisarà, Gianluca Frusci mi dice: 'Luca bene,' eh, eh, io direi che un punto è però fondamentale del libro di Carmine è l'avere sostenuto l'idea che nel Mezzogiorno è avvenuta quella che lui chiama con una formula ad effetto rivoluzione disciplinata. Che cosa vuole dire Carmine Pinto con questa espressione? Vuol dire che si tratta di un movimento che nel complesso, nei comuni, nelle campagne, nelle città, ha conquistato la maggioranza dell'elite del Mezzogiorno. E che quindi ci fa vedere, come quello che noi vediamo, la guerriglia brigantesca, diciamo così, non ci deve fare dimenticare quello che noi non abbiamo visto. L'insurrezione del Mezzogiorno non c'è stata. E non è che non c'è stata perché c'era l'esercito piemontese. Non c'è stato perché non c'era un blocco sociale, potremmo chiamarlo, no? capace di opporsi no? frontalmente agli invasori. No? Questo blocco sociale non c'è stato perché la rivoluzione disciplinata è stata quest'altra cosa. La capacità, come Carmine dimostra nel libro, e io penso questo sia il punto fondamentale del libro, il punto più forte del libro, dimostra che, questa, che il fronte patriottico, per così dire, no? Eh, ha la suo ragione di forza nella sua capacità egemonica nella società meridionale e nell'elite soprattutto della società meridionale ci sono questi soggetti di cui hai parlato ma questi soggetti ho sono, scritto, ho sono, sono, sono minoranza Ho sono, sono minoranze di... ma adesso non mi, non mi voglio diffondere perché qua dovete sentire eh, prima Gianluca Frusci grazie accendo allora eh, come avete capito questo eh... L'ha detto benissimo Ettore Cinella, è un libro appassionante, è un libro bello da leggere. Che io veramente, in apertura, invito i presenti, studenti, appassionati, cittadini a, a leggere, perché è un libro che appunto riesce a unire e a tenere insieme eh, in modo magistrale, e non è facile, l'interpretazione e la narrazione. Cioè, questo è un libro ricco di, eh, di spunti di, 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 di idee interpretative nuove e che cambia, ribalta il modo in cui. È stato studiato, visto largamente il, 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 il brigantaggio, e al tempo stesso è un libro che si fa leggere, cioè che si, che si, che si vuole finire anche se è molto lungo, è molto ampio e è, è, è voluminoso. Però detto questo, che, eh, è una, quindi io non posso che essere d'accordo con tutti gli elogi e gli aspetti positivi eh, legati al libro che ha sottolineato Ettore Cinnella. Vorrei, avendo un, un tempo più breve e anche un compito minore, eh, eh, riflettere così e, e, e dire come ho letto io questo libro, cioè, ecco, io eh, considero eh, questo libro certamente un libro sul brigantaggio, sull'unificazione, ma essenzialmente per me è un libro su uno scenario, su un segmento, su un momento importante, uno degli ultimi, probabilmente di un più grande momento che è l'età delle rivoluzioni e delle rivoluzioni. Ed è anche sicuramente, eh, Carmine lo dice nell'introduzione, eh, fa un affresco ampio eh, relativamente al fatto che questa guerra, questa mobilitazione sia la fine di un processo. Che nel mezzogiorno e nella penisola più generalmente, ma nel mezzogiorno in particolare viene dal Settecento, ma eh, sta dentro un più vasto ambito, campo che è quello appunto dell'età delle rivoluzioni, delle contribuzioni di questa straordinaria trasformazione politica e istituzionale che le, il mondo, eh, lo spazio euroatlantico eh, conosce tra 7 e 800. E, e, e quindi questo è sicuramente. E quindi è un libro che storiograficamente, anche se eh, Carmine, che, che non è stato normalista e forse è un bene, non, 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 non gli piace mettere 300 note per far vedere tutti i libri, i testi che, 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 ha, che ha letto e, che, e che, che rappresentano questa nuova storiografia sull'età delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni. Ma è chiarissimo, si sente, si percepisce eh, eh, che eh, è dichiarato in parte all'inizio ma eh, viene fuori continuamente che qui stiamo parlando di uno scenario dentro eh, di, un, de, di un processo più ampio di cui questo è un importantissimo scenario ed è uno probabilmente degli ultimi. Quindi questo fa sì che questo sia un libro che va dentro la categoria de, degli studi eh, più aggiornati, più, più innovativi, più appassionanti della, eh, della storia, della dell storiografia dell'età delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni. E ovviamente, dal, là, dal, eh, questo, quindi, eh, storiograficamente, e anche interpretativamente, quindi, l'Italia, il Mezzogiorno, la costruzione eh, dell'unificazione italiana, il Risorgimento, ecco, Dentro. Quindi, questo se uno volesse dare un'etichetta, un frame ampio eh, dove mettere e collocare questo libro è il eh, Risorgimento nell'età delle rivoluzioni. È un libro su, sul risorgimento nell'età delle rivoluzioni e questo io credo che sia dal punto di vista storiografico, per la nostra storiografia, per la nostra eh, veramente molto importante. Quindi un punto di acquisizione, perché sono ancora pochi i libri eh, italiani che collocano eh, adeguatamente e che eh, il, la questione. Del risorgimento inteso in senso lato della rivoluzione eh, della penisola delle rivoluzioni della penisola in questo contesto. E quindi naturalmente questo è un libro che di conseguenza ha tutte le caratteristiche eh, di questa nuova storiografia sull'età delle rivoluzioni e delle contro cioè ci fa vedere, ci presenta un, eh, un, eh, un, una ricostruzione che è, che è polifonica cioè che ha tanti attori, che, eh, che sono quelli del sottotitolo, italiani, briganti, eh, borbonici, ma in realtà poi che si decostruisce eh, a, ancora all'interno, perché ognuno di questi campi viene decostruito nel, eh, nelle sue divisioni, nelle sue, eh, nelle, negli scontri che le caratterizzano. E quindi eh, è, è anche questo è, appunto, eh, lo fa rientrare. In, questa, eh, in questo approccio storiografico, che è teso più a decostruire le categorie di rivoluzione e di contro rivoluzione, che è teso a mettere in evidenza più eh, le, eh, come si, come si può dire, le contraddizioni, a volte le incongruenze che non i processi lineari, che non i comportamenti lineari, e quindi è un libro pieno appunto di, eh, di, di tradimenti, di divisioni, di divisioni dentro i vari campi, di divisioni familiari. Cioè eh, appunto sono tanti i, i casi anche eclatanti: i Ricciardi, questa famiglia rivoluzionaria dal, dal, dal triennio che poi uh, rivoluzionario che, e che poi ha i due fratelli che sono schierati su due campi. Ma nelle, nella rivoluzione americana il figlio di Benjamin Franklin era un realista. Quindi, ecco ancora una volta: sono le vicende che incontriamo dentro la rivoluzione francese, dentro la rivoluzione americana, dentro la rivoluzione di Haiti, dentro le grandi rivoluzioni ottocentesche. Eh, o i traditori, appunto, quelli che passano da un, da un campo all'altro. che sono Numerosi, certamente qui sono più quelli che passano con gli, gli unitari, ma non soltanto, perché tra l'altro, e questo ci detta i tempi e ci dà il senso dei tempi rivoluzionari: nei tempi rivoluzionari eh, si decide velocemente, ci, si, si prendono decisioni anche eh, non tanto ponderate, emotive, e quindi, eh, eh, e poi ci sono figure, eh, appunto, che sono i, le spie, i, 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 i cacciatori di taglie, eh, gli infiltrati: cioè, è, è un, è un che ha questi tre punti di vista fondamentali: i borbonici, i briganti e, e i rivoluzionari, gli unitari, gli italiani, ma che poi a sua volta si decostruisce all'interno decostruisce i vari campi e ci dà un processo ricchissimo, appassionantissimo e violentissimo. Ecco, perché questo è un altro elemento che emerge con, eh, con forza dentro eh, dal, dal, dal Libro di Carmine. E, e lo sapevamo, lo sapevamo che la repressione e l'azione la, la, del, del, del brigantaggio, delle bande eh, politico-criminali brigantesche è violentissimo ed è durissimo. Ma qui eh, viene inserito in un contesto che, tra l'altro, ne, ne fa perdere le, eh, in parte le specificità, perché tutta l'età delle rivoluzioni e delle contro-rivoluzioni è attraverso da scontri feroci, da violenza politica agita eh, in, modo, in modo anche ritualizzata, molto, molto significativa. La costruzione della modernità politica tra il 7 e 800 passa attraverso pratiche di questo genere. E, eh, e quindi lui ci propone poi, eh, si può costruire, ne parlerò eh, più avanti, uh, uh, un, un repertorio di questa violenza politica da una parte e dall'altra, in alcuni casi eh, condivisa dai due campi, in altri casi eh, più specifica di uno dei, dei, dei campi. L'altro elemento che prima però volevo eh, mettere in evidenza è quello della cronologia di, di questo libro. Cioè, questo libro ha tendenzialmente a mio, a mio avviso due cronologie, cioè c'è una cronologia che chiamerei orizzontale cioè eh, che scandisce i vari momenti e, e tra l'altro è una cronologia orizzontale molto originale perché eh, appunto eh, eh, il, qui il brigand, eh, la, la vicenda inizia con la rivoluzione disciplinata cioè la contro eh, viene raccontata assieme alla, alla rivoluzione, cioè mentre si fa la rivoluzione è intrecciata la controrivoluzione, addirittura la controrivoluzione inizia prima, ben prima che ci siano i, i, che ci sia, eh, diciamo, i garibaldini o che ci siano poi eh, le, le forze unitarie o che poi si, de, de, si determini, si definiscono eh, un embrione di Stato unitario, perché la controrivoluzione nasce quando Francesco II... Eh, ehm, come dire, eh, concede la Costituzione, quindi c'è tutto un legittimismo anticostituzionale eh, dentro il mondo eh, che, che si oppone al re e che si oppone al, a, a quello che sta facendo nel tentativo di salvare, di salvare il, il, il regime. E poi c'è eh, una cronologia che chiamerei verticale, che appunto, eh, siccome questo. È l'ultimo atto, uno degli ultimi atti dell'età delle eh, rivoluzioni e delle contribuzioni. Ed è sicuramente l'ultimo atto dell'età eh, delle rivoluzioni e delle contribuzioni nella penisola. Evidentemente gli attori hanno, eh, fanno tesoro di, eh, di quello che è successo, di quello, eh, di quello che, eh, che, che è avvenuto nel 99, nel 20, nel 48, e, e, e quindi sviluppano e mettono in atto, ed è percepibile molto nel libro, una sorta di memoria performativa per cui le azioni, le decisioni, i comportamenti, e quello, gli schemi mentali con cui si agisce sono ampiamente condizionati da quello che è successo nel 1699, da quello che è successo nel 1820 da quello nel 1848 alcuni eh, nel caso del 48 o, o nel 20 c'erano per esempio a un certo punto anche fisicamente questi personaggi vengono fuori, no? c'è cioè, un assalto al paese De Concilis che è uno dei protagonisti della rivoluzione del 1820, a 80 anni combatte contro i migranti, si asserraglia in una, in una, in un, in una casa per difendere, per difendere il paese, questo è un caso Clamoroso proprio di, di continuità fisica, personale, però questo eh, riferimento mentale a schemi mentali è di, sia di, di protagonisti che l'avevano vissuto o semplicemente l'avevano visto tramandare, eh, si percepisce e a Carmine anche ci si sofferma, lo richiama e lo fa secondo me con grande, con grande interesse e con grande maestria perché è veramente importante eh, e, e ci permette appunto di vedere e di collocare quindi anche questa vicenda che è un altro eh, delle acquisizioni. Eh, del libro, appunto, eh, come eh, l'ultimo momento di un percorso di conflitti, di lotte civili, politiche, istituzionali che attraversa, appunto, in un senso più lato, il mondo euroatlantico tra 7 e 800, in senso, se vogliamo circoscriverlo, alla penisola italiana, appunto, eh, eh, la vicenda della eh, rivoluzione, della controvoluzione in Italia e nel Mezzogiorno in particolare, dalla seconda metà, dalla fine del, eh, del, del 700. E quindi ecco che. Però, proprio perché questo eh, siamo all'ultimo atto, la quantità delle esperienze e, e, delle, e delle vicende è molto, è molto ampia. E quindi vediamo anche una, innestarsi su questa memoria performativa una sorta di creatività politica. Perché quando i Borboni si pongono la questione di come, eh, all'inizio, la, la corte, il, i, i comitati borbonici, il, il re, eh, di come riconquistare il regno, lo schema è sempre quello: bisogna sbarcare in, in, in Calabria e partire e da lì andare a Napoli, e quindi lo schema del 99, lo schema di, di, di Ruffo, però con una grande innovazione, perché in questo caso eh, il tentativo è di trovare una specie di Garibaldi eh, borbonico in questo generale carlista Borges, e quindi c'è l'elemento performativo della memoria performativa che ripropone eh, degli schemi, ma anche un'innovazione, quindi l'idea poi fallisce miseramente, eh, eh, per i contrasti di Borges con, con, con Crocco sono noti, ma di fare il 99 con un, una specie di Garibaldi borbonico. Quindi eh, 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 viene eh, dalle pagine di, di Carmine questo emerge, eh, emerge in modo molto, molto efficace. E tornano appunto. Era l'altro punto in cui brevemente volevo richiamare eh, la vostra attenzione, eh, questi repertori di azione eh, della violenza politica eh, collettiva o individuale che ritornano appunto e eh, si ripetono e eh, che attraversano tutta la vicenda ottocentesca che hanno caratterizzato tantissime eh, vicende dell'età, dell'evoluzione e contro l'evoluzione e che, che ritornano quindi l'iconoclastia, l'iconoclastia politica che, che, che troviamo continuamente agita contro le persone contro le cose, contro i simboli appunto eh, eh, e che è, eh, che è uno, un, un, un elemento eh, diciamo un filo conduttore del modo di, di fare la politica ottoncetesca, perché appunto ecco, attraverso questo libro noi vediamo in azione, vediamo in, eh, un, un elemento anche a volte non abbastanza forse messo in evidenza, cioè che la mobilitazione politica ottocentesca è ancora e ampiamente una mobilitazione armata, violenta e, eh, e ritualizzata. E quindi eh, ci troviamo di fronte anche a eh, casi, a episodi che vengono raccontati: eh, di, eh, che, che, de, le, de, le decapitazioni degli avversari, eh, l'esposizione sulle picche, l'esposizione dei corpi, dei corpi dei, dei, degli avversari uccisi, sia da una parte che dall'altra. La, ehm, le mutilazioni che gli avversari, i nemici compiono, e quindi le degradazioni dei corpi eh, dei, de, de, delle vittime o dei, o dei, o dei caduti, che è, è, è terribile, e che è agita da una parte e dall'altra, soprattutto probabilmente dalla parte brigantesca, ma anche dalla parte unitaria, dalla parte di coloro, guardie nazionali, volontari, eh, notabili, esercito, che si, che si contrappone. E poi ci sono naturalmente delle. delle efficacemente agite dai, dai briganti che sono gli stupri collettivi o individualizzati eh, dopo la... Ehm... La, molto spesso eh, l'ammazzamento dei padri, dei fratelli, dei mariti delle, delle malcapitate o l'annientamento la, di intere famiglie dove eh, si uccide il, il capitano della guerra nazionale o il notabile locale che è l'icona, il simbolo della resistenza locale nei vari, nei vari contesti, e poi succedono i figli perché bisogna annientare la stirpe di questi. Eh, dei, dei, dei del, dei, dei, di questi liberali, questi unitari, da parte dei briganti. Tutto questo non per fare una, una descrizione intra, introdurci nel palp, però è vero che eh, questa, tutta questa eh, ritualità eh, ripetuta e eh, che viene da lontano e che viene ri, ribadita è sicuramente eh, problematica, fa problema. Lo stesso Carmine a un certo punto fa un cenno eh, all'idea che eh, siamo di fronte a rituali, a azioni eh, di antico regime. Eh, e quindi, ci, dal punto di vista eh, anche stereografico, interpretativo, cioè da, 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 eh, viene, si può mettere in questo modo a tema il, eh, la questione appunto di che cos'è e, e come si eh, quali, quali, quali sono le, le morfologie della, della, della violenza politica ottocentesca, vista in un contesto, ma appunto che caratterizza eh, il passaggio tra eh, rivoluzionario e contro rivoluzionario fra 7 e 800. Tanto che viene quasi da, da domandarsi se anziché in un lungo Ottocento ci troviamo in un lungo 600, poi lo so che il lungo 600 è un'altra cosa, storiograficamente c'è cioè Francesco Mancovedigno, però è, è, è per dire... È... Siamo immersi in, questa, in, questa, in, questo, in, in, questa, in questi orizzonti e in queste culture, anche culture della, della, della violenza, che, che ecco, secondo me sono un tema eh, che meriterebbe eh, ulteriori approfondimenti, ulteriori ricerche, ulteriori casi, casi di studio e che qui però noi vediamo in un quadro ampio eh, e molto eh, sintetizzato e, 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 che ci, e che ci dà degli strumenti degli spunti fondamentali per, per fare dei passi avanti. Quindi ecco, l'ultima cosa che, che vorrei dire è, è proprio questa, cioè, eh, prima lo diceva anche Franco Benigno, cioè questo è ovviamente il più importante libro sul brigantaggio dopo il libro eh, di Molfese, è una, una sintesi importante, ormai imprescindibile per chiunque voglia, eh, voglia studiare il, questo fenomeno, voglia inquadrarlo in questo quadro ampio. E, gli dà degli strumenti, delle chiavi di accesso molto nuove e molto importanti. Eh, credo che faremmo, che sarebbe, eh, che eh, come dire, che noi non possiamo che augurarci che non passino altri 70 anni prima che un altro libro sul brigantaggio venga pubblicato. Cioè, nel senso, eh, io credo che il modo migliore di, eh, anche a suo modo, di ringraziare Carmi di questo lavoro mh, bellissimo che lui ha fatto è che molte delle, delle vie che lui ha aperto con questo libro, eh, co Vengano continuate e vengano, eh, portate, vengano portate avanti, e che quindi questo libro non sia, eh, diciamo, la chiusura. Sì, è chiaramente la chiusura di una stagione di studi per lui, per una parte de della storiografia, ma il modo migliore per valorizzarlo ulteriormente, oltre che elogiarlo e, e discuterlo in, in condizione è. Appunto, andare avanti, prendere alcune questioni che vengono fuori eh, con, con forza e, e approfondirle, e magari con studi più settoriali, microstorici, in vista poi di ulteriori eh, ricerche anche di ampio raggio. Che secondo me, appunto, dovrebbero essere eh, la base e il modo di, 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 sì, appunto, sì, di rendere omaggio a questo, a questo libro bello e importante. Grazie. Si sente nelle parole di Gianluca la passione dell'ottocentista, no? che, che vuole che quel campo si scavi. E lui personalmente no? Ci ha offerto Gianluca, mi pare, una prospettiva eh, sul libro di Carmine, che risulta al lettore un po', in un suo, mh, diciamo, e qui poi sentiremo Carmine. No? Nel senso che ha provato a leggere Carmine anche dove Carmine, in realtà, non è che si scopra tanto nel libro. Cioè, lo hai provato a rimettere dentro alcune problematiche storiografiche, no? hai citato da un lato anche utilizzando no? delle parole che hanno un senso, che, che hanno, richiamano no? repertorio di azione collettiva, è stato un grande tema della sociologia applicata ai fenomeni collettivi no? e dall'altra parte hai richiamato pure la storiografia sui rituali che anche lì, adesso stiamo qui... Ah, e noi modernisti su questo potremmo discutere di dire tante cose, ma non lo facciamo. Eh. Però voglio dire, questa cosa qua, questo richiamare un libro che sta dentro tradizioni storiografiche, si confronta, però diciamo, il lettore poi in realtà eh, si, si, si confronta invece con la statement di Carmine, che non è molto, no? il libro è un po' coperto da questo punto di vista, no? non ci sono tanti storici citati, ci sono tanti documenti citati, più che... No? E, nei documenti citati, una cosa che non è stata ancora detta, ma non so adesso se Luca Baldistara su questo poi vediamo, è l'attenzione, la la, la, non è usuale questa, di Carmine agli aspetti militari. Questa è una guerra. E, come dire, gli storici talvolta, forse anche io, hanno nei confronti della guerra così un atteggiamento, come dire, un po' di eh, sottovalutazione della dimensione specifica delle questioni militari. Carmine è su questo molto, molto attento e ci rende in questo libro no? eh, una eh, immagine, il libro è scritto in maniera piana e un po' distaccata forse, però molto, molto eh, precisa, molto, molto oggettivata. No? Eh, ci, rende, mh, eh, ci fa entrare dentro questo mondo dei militari e della guerra che è un contributo, penso, importante. Ma adesso non voglio togliere la parola a Luca Baldistara, sentiamo lui. Ma direi che dopo la passione dell'ottocentista dell fruci andiamo con la mia cautela da novecentista, nel senso che mi muovo su un terreno che, almeno a prima vista, anche se poi in realtà vedremo forse non è del tutto così, eh, non è un terreno proprio di chi pratica studi come quelli che pratico io. Eh, e quindi anch'io dirò, come, come Gianluca, come ho letto questo libro, e devo dire che mi assorta immediatamente un'immagine: voi avrete sicuramente presente i classici film noir polizieschi, in cui a un certo punto c'è la scena in cui ci si ritrova, magari in un luna park, dentro a quelle sale con gli specchi deformanti. In cui ci si intravede lunghi, oppure ci si intravede rotondi, insomma, con l'immagine formata. Beh, io a un certo punto, leggendo questo libro, ho avuto esattamente questa impressione: in una qualche maniera di inseguire Carmine. Nella lettura di questo libro all'interno di un gioco di specchi deformante, perché dico questo? Perché beh, mi è balzato agli occhi immediatamente, non poteva non balzarmi agli occhi come vi sono tutta una serie di elementi, di analogie, ma come lo stesso metodo, le stesse chiavi di lettura. Eh, che Carmine Pinto applica a questo testo e segnatamente all'oggetto, cioè alla guerra per il mezzogiorno che si sviluppa negli anni 60 dell'Ottocento, nodi, questioni, termini, analogie che rimandano eh, in alcuni casi con grandissima evidenza a nodi e questioni della storia novecentesca, penso ad esempio a nodi e questioni della storia d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, eh? Eh, non solo nell'intero periodo 40-45, ma direi a maggior ragione soprattutto nel periodo 43-45, il periodo anche quello di una guerra e di un contesto di guerriglia e di controguerriglia all'interno di una guerra di eserciti, eh, una guerra <coughs> irregolare, punteggiata, da un'intensità di violenze che fino ad anni recenti si pensava avessero una loro specificità relativamente a quel periodo che in realtà appunto anche testi come questi evocano e dicono che così non è eh, così come un contesto di transizione di regimi perché eh, qui stiamo anche parlando di un passaggio dal regime borbonico allo stato unitario eh, e per certi aspetti pur non volendo troppo forzare le analogie anche in questo caso probabilmente le transizioni del 45 potrebbe per certi aspetti essere riflesse seppure deformate all'interno di un contesto di questo genere, fino al punto, pagina 240, in cui Carmine Pinto utilizza il termine guerra e i civili. Che è un termine di un filone storiografico di un indirizzo prettamente novecentesco e che ha riguardato lo studio delle violenze di guerra eh, nell'Italia del, del periodo 43-45, e non è però solo come dire, un eco di parole o di definizioni, ma è una sostanza di questioni che vengono rimandate a questo nodo. Eh, quindi. <coughs> la questione della violenza, la questione del territorio, la questione della politica, questi sono tre nodi che a mio modo di vedere rimandano chiarissimamente a un contesto che è un contesto di lungo, di lunghissimo periodo. Eh, nella guerra dei briganti e nella controguerriglia dell'esercito sabaudo che è applicata per reprimerla, vengono fuori una serie di elementi che appunto rinviano ha un quadro che è un quadro di lungo periodo sulla questione guerre regolari, guerre regolari. Quando io ad esempio mh, leggo le pagine di Carmine, le violenze, le violenze che non distinguono tra civili, e non civili, tra briganti e civili dal punto di vista esercito Sabaudo, anche se qui si attenuano molto alcuni elementi eh, della storiografia sul brigantaggio che conoscevamo fino eh, a quando è uscito questo volume, ma lo stesso terrore che dei briganti ha utilizzato le popolazioni civili per acquisire la, e rafforzare la loro autorità eh, e la loro presa sul territorio. Eh, L'uccisione di quelli che un novecentista chiamerebbe collaborazionisti, cioè gli unitari che vengono uccisi, in qualche maniera richiamano anche qui l'analogia con la scelta di colpire le persone eh, che in una qualche maniera erano più direttamente coinvolte e collaboravano col regime e con la dimensione politica che si voleva avversare ma la violenza, l'intensità della violenza e le forme della violenza. Diceva bene Frucci che qui riandiamo verso l'età moderna, ma mi verrebbe da dire andiamo anche verso il Novecento, perché l'esposizione dei corpi, eh, la violenza simbolica, l'utilizzo di questo di più della violenza che connota questo tipo di guerra e che fa parte di un processo di costruzione e di demonizzazione del nemico non è meno forte nel corso del Novecento, non è meno forte nel corso delle guerre civili. E delle guerriglie o delle guerre dei movimenti di liberazione nazionali nel corso appunto del Novecento, quindi una violenza agita, una violenza concreta che anche ha una forte, fortissima, marcata dimensione eh, simbolica att attraverso la quale si utilizzano eh, queste forme e anche nelle descrizioni, diciamo in quel catalogo di violenze, su cui peraltro, appunto, Carmine ha. Eh, sempre una mano leggera, senza insistere, ma che richiama però, e, e in parte descrive, si ritrovano tutta una serie di elementi, di episodi, di caratteristiche che sono tipiche delle guerre novecentesche, ma a questo punto mi verrebbe da dire. <coughs> delle guerriglie contro guerriglie dall'epoca della Spagna occupata da Napoleone e dei resoconti che sono anche nei famosi bozzetti di guerra di Goya a quello che accade nella guerra civile americana praticamente in contemporanea con ciò che accade nel Mezzogiorno d'Italia con la guerra anglo-boera fino a 800 e potremo continuare in un campionario dove questo tipo di analogie sono molto forti e allora questo che cosa vi dice? <coughs> beh, vi dice, sì, specchi deformanti ma allora questo ci dice anche che il libro di Carlo è un libro che non parla solo della guerra per il mezzogiorno, non parla dell'Italia degli anni 60 e 800, ma parlando di questo in realtà ci sta parlando e ci sta consegnando un eh, libro che ragiona più complessivamente della storia della storia d'Italia, ma anche della storia eh, io, da novecentista, avrei detto l'età contemporanea. Mettiamoci l'età contemporanea, le rivoluzioni, e le controrivoluzioni, e tiriamoci dentro anche. Poi ci dirà Franco pezzi di storia moderna, nel senso che è un contributo anche ed essenzialmente storiografico, di concettualizzazione storica e che viene fatto però con grande leggerezza. Perché questo è un libro già in parte lo diceva anche Franco parlandone, e anche, eh, anche Cinnella. È un libro che sembra un libro parlato.

È un libro denso. È un libro al di là della corposità. È un libro denso carico di racconti, carico di osservazioni, carico di spunti e di definizioni che vengono lasciate e fatte cadere apparentemente in maniera inavvertita. Che appunto è parlato perché sembra quasi di ascoltare più che di leggere in alcuni momenti eh, le cose che vengono descritte e richiamate. Nello stesso momento, però, è un contributo, io credo, importante da una prospettiva più generale, cioè che consente una vera storicizzazione di questa vicenda e che consente una concettualizzazione storica, cosa di cui noi oggi abbiamo molto bisogno e che è cosa di cui i contemporanisti hanno anche più bisogno dei colleghi che studiano altre epoche. Eh, e questo io credo invece sia un contributo importante che va in questa direzione perché nel libro gli storici non siano molto citati, non è che come dire, si ragiona tanto di storiografia, non direttamente, eh, si ragiona di storiografia nel senso che si mettono le mani direttamente in pasta e attraverso l'oggetto di ricerca si restituiscono osservazioni e considerazioni. <coughs> Quindi c'è la violenza, c'è il territorio, c'è la politica. A un certo punto di vista questo libro sembra quasi demeridionalizzare la questione del brigantaggio: nel senso che non ne fa la classica lettura solo ed esclusivamente imperniata su nord e sud, ma su una dinamica, una dialettica politica molto più complicata che sta alla base della costruzione dello Stato unitario. Eh, allora ecco, da questo punto di vista e in questa prospettiva di lettura, io. Eh, cosa direi? Io isolerei due punti che possono essere due punti di discussione, e più in generale possono essere anche semplicemente due punti per una appunto concettualizzazione. Beh, il primo è quello che riguarda la guerriglia, e in generale la guerriglia o la guerra irregolare nel contesto di una guerra eh, condotta. Mh, eh, anche da un esercito di uno Stato nazionale, quindi dalla guerriglia come fattore peculiarità dell'età degli stati nazionali. Diceva bene Franco che nel libro si parla molto di guerra. Beh, io credo che uno dei meriti. Che va scritto questo libro è proprio il fatto che per certi aspetti qui la guerra è sottratta agli storici militari in senso stretto, nel senso che non è una guerra eh, raccontata nei termini di battaglie, nei termini di eventi bellici, nei termini di forme e modalità dei combattimenti, di tattiche e di strategie, ma è una guerra assunta come fenomeno sociale, in qualche maniera una guerra che riassume in se stessa tutta una serie di fenomeni eh, sociali, culturali, politici che li condensa e li fa precipitare in un momento specifico. Quindi è una guerra che può essere interpretata come ad un momento specifico eh, il luogo in cui viene restituito viene restituita la complessità e il senso del processo storico di mutamento che è in corso in quella fase. In questo io credo che, ci sia appunto un, che sia particolarmente interessante perché qui di questo appunto non se ne parla in termini di tattiche ma in termini di un fenomeno, eh, quello della guerra, della guerriglia e della controguerriglia su un terreno molto più generale, molto più complesso che in una qualche maniera diventa la lente attraverso, le quali, eh, attraverso la quale si legge tutto un processo che ha luogo in quegli anni della nascita dello Stato Unitario dicevo guerriglia nell'età dei stati nazionali, in che senso? Beh, nel senso che qui abbiamo una nuova organizzazione della società, eh, appunto la dimensione dello Stato nazionale con quello che tutto questo comporta, la necessità di organizzare e di controllare il territorio, la necessità di nazionalizzare coloro che in quel territorio eh, vi abitano. Quindi la dimensione politico-ideologica che ha a che fare con questo scontro, che sarà nazionalismo e patriottismo eh, nell'Ottocento e che sarà il nazionalismo e il patriottismo su cui eh, si innestano poi le ideologie politiche nel corso del Novecento, che è la costruzione dello Stato ed è il, il confronto intorno a una legalità nuova che sostituisce una legalità precedente e che passa anche attraverso i processi di nazionalizzazione. E quando qui diciamo nazionalizzazione... Ci riferiamo a tutta una serie di elementi e di capitoli che sunteggiano, punteggiano questo libro, eh, che è il problema della nazionalizzazione delle classi dirigenti e dei processi di resistenza a questo processo, che è il problema eh, della costruzione di uno spazio politico che vada a inserirsi, a sovrapporsi con lo spazio fisico eh, quindi territoriale, che è, il problema della, la, che è la questione della propaganda e della lotta di idee, delle due propagande che si confrontano. Quella del Regno d'Italia e quello del legittimismo borbonico, che è la questione dell'organizzazione della costruzione, che qui viene eh, come dire, di quando in quando richiamata attraverso una serie di esempi di un vero e proprio esercito nazionale. Perché in fondo, al di là e oltre le guerre del risorgimento, il momento in cui l'esercito nazionale va precipitando formandosi sembra essere proprio nel confronto con eh, il fenomeno del cosiddetto brigantaggio. Viene ricordato a questo proposito, eh, insistentemente nelle pagine del libro, come questo sia un esercito a cui a un certo punto eh, in cui combattono e si battono uomini che arrivano da ogni dove, che in una qualche maniera sono uniti proprio dalla dimensione patriottica, ma sono anche e soprattutto convinti dall'idea di condurre una guerra giusta. E anche qui vediamo bene che il termine della guerra giusta e la questione della guerra giusta è un termine quanto mai di attualità, anche in queste giornate direi piuttosto tristi di cui di guerra si sta ritornando a parlare eh, insistentemente, ma che hanno caratterizzato anche tutta la discussione tra storici, filosofi, studiosi del pensiero politico dagli anni 90 in poi intorno a ripresentarsi di questo tema. E che qui è vista soprattutto nei termini della definizione della illegittimità della guerra condotta dai briganti che diventa in una qualche maniera anche il nodo, come dire, l'elemento il catalizzatore eh, di una giustificazione della violenza anche la più efferata in alcuni casi eh, che viene condotta ai danni del, eh, ai danni appunto del nemico. Beh, allora io in tutto questo cosa direi? Direi giuste le osservazioni che condivido e sottoscrivo di Gianluca Frucci rispetto agli elementi, ai fenomeni di lungo periodo che vengono anche dalla storia dell'età moderna, che vengono dai decenni, dai secoli precedenti, eh, va bene il ripresentarsi di una serie di elementi di continuità nelle pratiche, nelle culture, negli immaginari che vengono da lungo periodo, di cui sicuramente il brigante è una delle chiavi, e giustamente veniva richiamato Opswom. In fondo il primo viaggio che in Italia Opswom fa all'inizio degli anni 50, lo fa e andrà nell'Italia del Sud dove trarrà tutta una serie di elementi e di spunti, anche parlando e utilizzando quelli che lui chiama mediatori per fare che cosa? Proprio per riflettere sulla memoria del brigantaggio. e Nelle carte di Opswom sono conservate anche proprio le carte geografiche di questo viaggio. Che lui fece che era un viaggio sull'idea del brigante, ma non sono solo queste, perché qui il brigante ha il profilo del, come dire, del, della mitologia del vecchio brigante, forse in alcuni casi diciamo, una figura alla Robin Hood ma c'è anche la novità del guerrigliero perché qui il brigante ha un profilo che è un profilo diverso non è solo quello del vecchio brigante è qualcosa di più e qualcosa di diverso allora va bene ragionare su permanenza e continuità ma ci sono moltissime anticipazioni prefigurazioni annunci di ciò che sarà la storia dei decenni a venire e di ciò che sarà la storia del novecento e, e in questo caso, eh, nelle pagine di questo libro, la guerra per il Mezzogiorno è una specie di arena della dialettica continuità-rottura, cosa che è sempre lo studio della storia, ma che questo evento per certi aspetti sembra caricare ancora di più di significato. Allora, forse. Eh, più che di continuità e rottura parliamo appunto inserendomi in coda le cose che diceva Gianluca di un grande rimescolamento forse di alcune cose che noi abbiamo in alcuni, in alcuni momenti troppo rigidamente rubricato a essere Tipiche dell'Ottocento, essere tipiche del Novecento, tirando delle righe di separazione eh, che forse hanno bisogno di essere riviste e, a maggior ragione, linee di separazione anche tra la storia d'età contemporanea e la storia dell'età moderna che, in parte, dovremmo rimettere in discussione. Secondo punto rapido. Eh, e poi chiudo. Eh, su cui mi veniva da ragionare, e che credo che sia un elemento anche questo di grande interesse per una riflessione più generale, è quella intorno allo spazio di tutto questo ragionamento. Perché noi siamo abbastanza abituati come storici a considerare la storia come qualcosa in cui lo spazio è dato a priori, è conosciuto, è noto, o nel peggiore dei casi restituiamo una storia che tende a essere eh, despazializzata. Beh, qui non solo perché ci sono un pacchetto molto utile di cartine alla fine del volume, ma tutte le considerazioni che qui vengono svolte io credo che vadano nella direzione di raccontarci una storia che ha un legame col territorio molto forte, non è solo un legame col territorio inteso come habitat sociale, culturale eh, e politico e anche come eh, contesto fisico degli eventi, ma che ha anche a che fare con la costruzione di una vera e propria politica dello spazio, perché qui in fondo si sta ragionando del tentativo della costruzione dello spazio politico nazionale con anche le caratteristiche di colonizzazione di uno spazio interno, non sto parlando in termini coloniali ma appunto di costruzione di uno spazio politico ma anche sociale, di uno spazio nazionale nel contesto di quello che Carmine richiama sin dalle prime pagine, che è un grande processo di politicizzazione, una politicizzazione che passa e che si ancora, si lega al territorio. Eh, che cambia anche i contorni del territorio o che li rimescola e in una qualche maniera li fa riconsiderare. E in questo caso io credo che ci sia e forse potrebbe essere letta questa della guerra per il mezzogiorno anche come una grande manifestazione e espressione di dialettica tra lo spazio e il luogo. Perché qui sembra esserci una guerriglia che è fortemente, la guerriglia dei briganti, fortemente legata alla dimensione del luogo, che si ancora, come sempre, cercano di fare le guerriglie a un luogo fisico specifico, eh, finendo col diventare e con avere anche una dimensione che diventa quella in parte localistica. Perché qui non solo si può. Eh, colpire, ci si può occultare, si può scappare, si può avere il consenso delle popolazioni, eh, ma qui si agisce e la guerriglia borbonica non sembra andare oltre questa dimensione però localistica, laddove l'esercito del Regno Sabaudo, l'esercito del Regno d'Italia riesce o, comunque, attiva una politica di costruzione di un territorio nazionale e quindi di controllo dello spazio. E qui abbiamo appunto tutta la dimensione del localismo della guerriglia contrapposta alla dimensione della spazialità della guerra, della guerra nazionale che viene condotta e portata avanti da un esercito e che diventa sicuramente uno degli elementi poi della sconfitta tra gli altri fattori di questa di questa vicenda. Io credo però che dovremmo su questo tornare, che bisognerebbe eh, tornare a riflettere, forse perché questo ci può consentire di leggere diversamente, con altre lenti, la stessa polarizzazione tra nord e sud, ma forse ci racconta anche una storia d'Italia in cui le chiavi e le variabili diventano altre, diventano quelle legate alla storia del mondo contadino, quelle legate al ha una storia urbana che sembra essere in una qualche maniera avere una vicenda parallela che corre a sé rispetto a quella dei territori eh, periferici, perché qui le città, ci ricorda costantemente Carmine, non vengono toccate in realtà seriamente dal fenomeno del brigantaggio. Eh, ecco, su questo credo dovremmo discutere. Chiudo ponendo... Eh non proprio delle domande ma insomma chiamando eventualmente Carmine nella replica a ragionare di questo prima questione Beh, lui insiste dice molto nettamente quella, la guerra per il mezzogiorno non è una guerra civile eh, anche se poi in alcuni a un certo punto secondo me alcuni degli elementi che inserisce alcune anche delle caratteristiche di questa guerra che viene riportata fanno Pensare a scenari di guerra civile, allora forse guerra civile no, ma una guerra, la guerra con il Mezzogiorno, che però ha dei marcati e nei. Scenari di guerra civile, questo direi di sì. Eh, però ecco, su questo termine la guerra civile che sta tornando un, un nodo, diciamo, anche di discussione, so che sono in preparazione anche altri testi, oltre a quello che ha pubblicato Danzelli ormai un paio d'anni fa, che ragioneranno della categoria di guerra civile, allora forse ecco questo termine che è un termine che può anche avvicinare e accostare studiosi di epoche differenti. Eh, sulla via di quella concettualizzazione di cui parlavamo è interessante una guerra civile tra parentesi che richiama anche la dimensione sociale perché qui richiama a un certo punto Carmine uno scritto di un cavalleggero eh, di nome Pasolini che parla di guerra civile intesa come guerra civile del povero contro il ricco quindi forse anche con una dimensione sociale seconda che non so se si può intendere come domanda o come osservazione Beh, io come dire, approfitterei dell'occasione pubblica, benché diciamo eh, relativamente formale, per suggerire, per proporre in qualche maniera che da un lavoro di questo genere esca uno sguardo in prospettiva comparata. Eh, nel senso che appunto d'accordo con Gianluca aspettiamoci e auspichiamo nuovi libri. Che dicano e che seguano il percorso indicato da Carmine sul, sul brigantaggio, sulla guerra per il Mezzogiorno, ma io direi anche uno sguardo, una prospettiva comparata tra studiosi di epoche diverse, perché questa mia idea di essere all'interno di un gioco di specchi un po' deformanti mi fa dire che, in ordine alla violenza, in ordine al tema eh, guerra degli eserciti, guerra irregolare, la questione del diritto e della legalità, ma anche del diritto applicato. Ad esempio la questione dei tribunali di guerra che veniva richiamata del diritto in azione come uno degli elementi diciamo eh, di transizione tra regimi politici, beh, ecco, io credo che su tutto questo forse tra ottocentisti e novecentisti abbiamo molto più da dirci e da discutere di quanto non si faccia normalmente in cui sembriamo ormai nella nostra storiografia repubbliche separate, diciamo, e un po' autarchiche, direi tristemente autarchiche. Qui direi che mi posso fermare, grazie bene. Eh, allora, la, la provocazione di, di Luca. Adesso sentiamo, sentiamo Carmine su, su questo, però, certamente da parte di un modernista. Eh, sembrerà strano, ma io vorrei però mettere in guardia anche dall'idea che ogni volta che c'è una folla popolare che compie degli atti atroci, si immagini da storici anche, che dietro questo ci sia un retroterra di atavica violenza che eh, no, eh, trova il suo... perché questa roba qua eh, ha delle spiegazioni di storia intellettuale molto precise, su cui non potrò so qui dilungarmi. Vorrei soltanto timidamente eh, ricordare che la rivoluzione francese, uno degli atti che colpiscono di più l'immaginazione collettiva, no? Sono la, le, le teste tagliate sulle picche. Allora, forse non è soltanto una ritualità antica che ritorna, cioè, è che sta succedendo qualcosa. E questo qualcosa che sta succedendo lo sappiamo bene che cos'è. È, è l'idea che attraverso la rigenerazione, vero? La violenza applicata si cambia la società. E Questa è una, una cosa nuova. E soltanto questa cosa dall'altra parte può spiegare la novità di una tagliata la testa in serie, no? che è quello che fanno durante il terrore con la ghigliottina. Sentiremo Carmine sulle osservazioni che ha fatto uh, Luca, io ne aggiungo una, giusto per mettere un po' di. Allora, se c'è una cosa che forse ti si può osservare in questo libro, no? e su cui io vorrei sentirti, è probabilmente la scelta che hai fatto, scelta deliberata, eh, di tagliare fuori la Sicilia. No, non è un fatto che io sono siciliano che dico questo, non è questo soltanto. Dico che c'è un problema che qui si pone ed è il problema del punto di debolezza del fronte egemonico. Il punto di debolezza del fronte egemonico, Carmino lo dimostra molto bene, è la spaccatura interna che ha anche un momento di crisi ma che poi viene superato tra moderati e democratici. Ora, nella comprensione di questo punto di debolezza, e nella comprensione negli anni 60 del suo sviluppo, tagliare fuori la Sicilia crea problema. Perché? Perché la Sicilia non è un punto, un punto come un altro nel Mezzogiorno. La Sicilia è stata il punto di riferimento generale, la polveriera d'Italia, no? È stato il posto dove Garibaldi è andato, non per caso. E per perché in Sicilia ci stanno alcune roccaforti del democraticismo no? che, e che, tagliarle fuori ci offre di questa dinamica tra democratici e moderati una visione un po' probabilmente parziale. Ecco, questa era la mia osservazione. A Carmine. Buonasera a tutti, eh, ovviamente in queste occasioni o eh, in forma rituale, in forma sentita, si ringrazia eh, gli organizzatori. In questo caso, dal mio punto di vista, il ringraziamento è un po' qualcosa in più perché sono davvero molto felice non solo di partecipare a un confronto di questo livello in un posto così bello e con un pubblico così attento ma anche perché una discussione vera articolata penetrante con questioni problematiche rende più interessante dal mio punto di vista la discussione di questo libro perché anche a differenza di altre esperienze della mia vita professionale quindi della mia vita accademica questo libro ha svolto un percorso esattamente opposto e quindi ringrazio la scuola per eh, aver eh, organizzato questo incontro, innanzitutto il professore Franco Benigno, che come è, è evidente è un carissimo amico, qui mi leggo una collaborazione importante. Ringrazio eh, coloro che sono intervenuti, Ettore Cinnella, Gianluca Fruci. E Luca Baldisara, per le penetranti osservazioni che hanno fatto, e tutti voi perché il clima di attenzione e di concentrazione su questi argomenti, lo ripeto, dal mio punto di vista, non è il rituale. Perché un percorso opposto? Perché questo libro, al di là dei meriti dell'autore, in questo caso del sottoscritto, quindi posso evitare il medagliere perché non devo parlare bene di me, ha fatto un percorso opposto: nel senso che è un libro che è stato discusso sistematicamente in eventi di carattere pubblico, festival letterari promossi dalle eh, strutture più disparate fino a giungere a un punto insomma, che come dicevo con Franco adesso dovrò governare e forse perché era uscito alla fine della primavera è arrivato nella discussione accademica un qualche mese dopo quindi dal mio punto di vista è stata un'esperienza interessante cioè, mi sono trovato a discutere questo libro con, appunto, con un pubblico variegatissimo e diverse decine di presentazioni prevalentemente di carattere letterario estivo, ricreativo e poi iniziava una discussione con gli storici, con l'accademia, con i colleghi, con gli amici, eh, che mi ha consentito di, di, di comprendere alcune cose che sono state accennate in partenza di questa discussione, e cioè perché questi temi hanno un peso nel discorso pubblico e nei nostri immaginari e nelle rappresentazioni che occupano una parte importante della società politica, non solo meridionale. E e perché dal mio punto di vista non solo sono largamente superiori al posto che meritano, ma condizionano anche scelte, eh, rappresentazioni, simboli immaginari. Ma su questo tornerò in conclusione. È evidente quindi che è un ringraziamento molto, molto sentito e molto appassionato il mio, quindi le mh, vorrei provare a, porre, uh, a, rispondere, a, a rispondere, a ragionare su tutte le questioni che sono state poste mettendole insieme perché non credo che possa, insomma cercherò di raccoglierle eh, per macro temi, perché il libro è stato presentato nella sua forma, nella sua organizzazione e anche nella sua struttura e questo mi consente di... Ragionare per macro temi senza ritornare su queste questioni. Però inizio da una premessa che è necessaria per comprendere la logica che mi ha, mi ha portato a sviluppare questo tipo di libro, perché nel progetto originario questo libro non esisteva. Cioè, questo, il progetto originario, che risale ormai a 14 anni fa, era quello di un piccolo libro sulla spedizione di Sapri che mi affascinava per tanti motivi, adesso sarebbe lungo spiegare che poi in realtà mi ha portato anche a pubblicare una serie di cose, ma insomma nel libro si è ridotto a meno di una pagina all'inizio del primo capitolo. Però perché era interessante quella storia della spezione di Sapri? Perché normalmente viene raccontata attraverso eh, i, la preparazione, diciamo, la dialettica anche particolare, a volte paranoica, tra Mazzini, Pisacane, il gruppo ristretto che stava intorno a loro tra Livorno, Genova e altri posti, e poi in una vicenda drammatica diventata poi un, 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 un momento rielaborato sistematicamente dalla mitologia prima risorgimentale, poi fascista, poi della sinistra italiana, ma che di fatto veniva ridotta ai cinque giorni della spedizione, perché la spedizione di Sapri, che fu il maggiore disastro della storia operativa, politico-militare, diciamo del nazionalismo italiano, nella fase di conclusione della vicenda risorgimentale, si concluse in meno di una settimana, circa cinque giorni, con il massacro o l'arresto del gruppo che aveva seguito Pisacani. In realtà, proprio esplorando quella storia, veniva fuori un mondo straordinario, Affollato di attori, di reti clandestine, di gruppi organizzatori, di specialisti borbonici della controguerriglia, Luca. In questo caso era un ufficiale di gendarmeria, si chiamava De Liguoro, che era un teorico della controguerriglia e che per mezzo secolo svolse questo per il, per il regime borbonico e tantissime altre cose che. Che, che potrei raccontare, ma non farò eh, questo pomeriggio, ma soprattutto svelavano la densità e la profondità della politicizzazione della società coinvolta, la radicalità della formazione di comunità politiche opposte e alternative anche in un territorio relativamente ristretto, come era quello delle tre province coinvolte dall'organizzazione di Sapri, cioè Potenza, Salerno e Cosenza. La enorme profondità del bacino di memorie di violenza politica, vendette, faide, repressioni, cospirazioni, congiure, e insomma il coinvolgimento in, intorno a questo episodio, che poi abbiamo raccontato nei cinque giorni della spedizione, di un mondo vastissimo che andava dagli uomini intorno alla corona, la stessa famiglia di Pisacane, che vide una parte della famiglia condannare in maniera violenta la scelta di Carlo Pisacane, di fatto continuando poi una memoria negativa di Carlo Pisacane fino ai giorni nostri perché la famiglia esiste ancora, cioè abbiamo fatto molte cose insieme, stanno ordinando l'archivio di famiglia che risale al Settecento, anzi è ancora più antico. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la premessa, è, 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 le cose che dirò, è che la stessa spedizione di, di Pisacane poneva il problema fondamentale con cui mi sono misurato, e cioè l'esistenza non solo di un mondo complesso, affollato, ricco di questioni, di problemi, ma anche la necessità di aggiornare sistematicamente le domande storiografiche che io ponevo alla mia ricerca stessa. E questo aggiornamento continuo si è sviluppato per, per, per un periodo abbastanza lungo e mi ha portato a dare questo tipo di, di, di problematizzazione, che voglio offrire come premessa al nostro ragionamento. Dal mio punto di vista, il vero problema era perché si è combattuta la guerra del Mezzogiorno. Perché è evidente a tutti, eh, si è parlato molto di guerra, in realtà il biennio unitario, in termini militari, fu un biennio assolutamente. Uh, semplice e lineare. La seconda guerra di in indipendenza durò sei settimane. Si risolse con un, cinco, con un ciclo operativo uh, lì molto breve, quello dell'esercito franco-piemontese e un ciclo operativo brevissimo: quello del Corpo di Spedizione dei Cacciatori delle Alpi. L'altra campagna che decise il risorgimento italiano fu la spedizione di Garibaldi in Sicilia, che si decise in tre settimane con una sparatoria a Calatafimi e il collasso psicologico e politico più che militare del comando borbonico a Palermo. Se noi guardiamo da questo punto di vista ed escludiamo la coda, cioè la giornata di Milazzo, che durò poche ore sostanzialmente, e poi il cannoneggiamento di Messina qualche mese dopo, anche questo insignificante sul piano militare, la guerra, la resistenza all'unificazione, in termini di resistenza armata, fu estremamente breve. E il successo è chiaro, chiaramente consentito dal capolavoro politico del Conte di Cavour e dalle questioni del che, che, che spiegano il trionfo del nazionalismo italiano nel il biennio unitario, su cui ci, siamo, siamo, ci confrontiamo da sempre: eh, furono estremamente semplici e lineari, anche restando sempre nei termini del problema della guerra, che tutti hanno posto a questa discussione in maniera molto intensa. Restando esclusivamente nel numero delle vittime, cioè delle persone coinvolte, persone uccise, il numero è limitatissimo e non è paragonabile a nessuno dei conflitti, ad esempio quelli della guerra civile americana e così via. In realtà, l'unica guerra contro l'Italia fu fatta dagli italiani del Mezzogiorno. Questa guerra contro l'Italia, fatta dagli italiani, da una parte, gli italiani del Mezzogiorno, fu lunghissima fu lunghissima in proporzione alle poche settimane delle altre guerre della fase unitaria ed ebbe caratteri di mobilitazione politica, ideologica e sociale largamente superiore a quelli militari, nonostante ho raccontato la guerra. E quindi, dal punto di vista storiografico, cioè il problema che per me è diventato prevalente è perché Stamattina è stato anche interessante discuterlo con gli studenti di un liceo qui a Pisa, di un territorio, cioè il Granducato di Toscana, dove nessuno ha sparato un colpo nel passaggio da un regime all'altro. Quindi il problema che, diventava prevalente, che è diventato prevalente è perché, a differenza del resto degli antichi stati italiani, compresa la Sicilia, nel Mezzogiorno d'Italia una parte degli italiani ha combattuto una guerra contro l'Italia. E questa parte degli italiani che ha combattuto una guerra, utilizzo impropriamente adesso il termine italiano perché loro si definirono napoletani ovviamente, però lo utilizzo adesso per esemplificare la discussione, sarebbe troppo complessa eh, ridurla a poche battute: perché una parte degli italiani ha combattuto una guerra contro l'Italia e perché questa ragione Luca Baldissare, del resto è la mia interpretazione, è diventata la prima guerra italiana, cioè la prima guerra di uno Stato che si autodefiniva italiano con un esercito che si definiva Reggio Esercito Italiano, questo è il suo nome, non era più l'Armata Sarda, formato, formato da italiani di tutte le regioni d'Italia, combatté con successo, ma con grande difficoltà, profonde divisioni al suo interno, ci arrivo poi quando parleremo della Sicilia una guerra contro una parte di una popolazione che per tanti motivi considerava a sua volta italiana. Quindi questo è diventato il problema prevalente, perché nel mezzogiorno si è combattuto una guerra tra italiani, del resto anche gli ufficiali italiani così la definiscono, un, uh, i militari italiani così la chiamano, una guerra tra italiani eh, che non si è combattuto in nessun'altra parte della, degli antichi stati italiani, né in Sicilia, né in Lombardia, né in Toscana, né, in, 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 uh, né neppure nel Veneto e, e nel Lazio dopo... L'unificazione del 66-70, e invece si è combattuto nel Mezzogiorno? E questa domanda, ovviamente, io ho provato a rispondere eh, attraverso una lunghissima sperimentazione di questioni storiografiche. Che però io adesso sintetizzo in poche battute, per poi andare alle questioni diciamo, che sono vissute eh, con maggiore determinazione nella nostra conversazione. La mia tesi è questa: la mia tesi è che nel 1860 arriva a soluzione la questione napoletana. Per essere più esplicito, la questione della nazione napoletana. Perché la nazione napoletana esisteva, era sempre esistita, anche se in termini diversi, e la grande questione della nazione napoletana si era aperta in termini moderni con la formazione del Partito Repubblicano nel 1799. Utilizzo questo termine partito non perché voglio, per, insomma, a questo pubblico non devo spiegarlo, ma per un dovere esclusivamente unico legato a quel. Uh, quel problema evocato all'inizio da Ettore Cinnella che è quello del tempo. E siccome il tempo, anche io in questo caso per me, sarà stretto, mi consenterete di utilizzare delle parole magari in maniera forzata, ma non ho la possibilità adesso di andare oltre il tempo dato. Da questo punto di vista, uh, la formazione del Partito Repubblicano nel 1792 è molto diversa da quella che, si ra che raccontiamo ancora oggi. Anzi, uh, Franco Binigno ha parlato di rivoluzione disciplinata, ma in realtà la prima rivoluzione con un cambio di regime impressionante che riguarda probabilmente più di mille comuni, avviene in un tempo strettissimo, tra la fine di dicembre del 1798 e le prime due settimane del febbraio del 1799, quando in un numero che supera largamente il migliaio di comuni meridionali, il Partito Repubblicano gestisce per convinzione, per opportunismo, per tutte le motivazioni che possono spiegare una frattura politica, un cambio di regime talmente forte e poderoso da, termina, da determinare la legittimazione della Repubblica Napoletana e a sua volta una reazione talmente poderosa da de determinare la formazione del più importante movimento controrivoluzionario dell'Europa della fine degli anni '90, che è il movimento Sanfedista, tra l'altro, l'unico che avrà successo nella grande ondata controrivoluzionaria che eh, se, eh, rappresenterà l'ultima mobilitazione eh, della fine degli anni, degli anni '90, quindi qualche anno dopo la chiusura della guerra di Vandea. E quindi in che cosa consiste la questione della nazione napoletana? Consiste in una grande guerra civile che si combatte nel 1799, con caratteri e dimensioni largamente superiori a quelle della guerra che ho raccontato. Una guerra civile che termina, caso unico nella storia risorgimentale, con lo sterminio di massa dell'elite politica avversaria. Una, una cosa che non succederà più nella storia risorgimentale, né da una parte né dall'altra, è che non riguarderà solo i ministri della Repubblica napoletana, i ministri delle armi, gli altri ufficiali, ma anche una parte importante dell'elite territoriale della Repubblica napoletana. È uno studio, ha ragione Luca Frucci, tutto da fare, almeno dal punto di vista quantitativo. Noi conosciamo alcune centinaia di episodi, ma sono frutto di storiografie e di ricerche molto datate. È chiaro che anche dal punto di vista quantitativo... Questa questione è largamente, è largamente da esplorare, non è, insomma, potrei dirvi molte cose perché poi molte, molte ricerche, però su questo terreno le abbiamo iniziato, è in un gruppo di ricerca internazionale, e anzi sarebbe interessante magari un'altra occasione farci un seminario perché è molto affascinante. Però mi interessa stabilire il punto storiografico. Nel 1799 si apre una questione all'interno della nazione napoletana che determina la formazione di progetti di Stato, visione della società e forme di legittimazione politica alternativa. Questa questione, vado veramente per titoli, dura circa 70 anni, perché la questione napoletana consiste nel problema fondamentale della mancata negoziazione di quote di potere tra la monarchia borbonica e settori rilevantissimi delle sue elite e dei suoi gruppi territoriali che sistematicamente si collocano all'opposizione politica. Questa, la questione della nazione napoletana diventa, si intreccia poi con la questione siciliana, quando Ferdinando di Borbone, la Sicilia come tutti sappiamo era stata invece la roccaforte della resistenza contro rivoluzionaria sia al 99 che al decennio napoleonide, si intreccia con la questione siciliana anche se si allea con la questione siciliana soltanto dopo il 1849. Che cosa è quindi la, la questione nazionale? È la mancata soluzione del problema della monarchia borbonica. Vado ancora una volta per titoli, però è importante definire concettualmente cosa intendo con questo. Eh, L'opposizione politica ha, ha dei caratteri estremamente rilevanti dopo il decennio francese. Perché il decennio francese, a differenza dell'esperienza di Giuseppe Bonaparte in Spagna, vede una parte rilevantissima dei gruppi politici. Dei gruppi militari e della stessa base popolare meridionale, schierarsi per l'esperimento Napoleonide, seguire Miurato sui campi di battaglia e partecipare dal punto di vista militare a tutte le campagne dell'impero. La fine del decennio Napoleonide vede il tentativo più importante di negoziazione della monarchia borbonica con questa comunità politica che si era comunque riconosciuta in forme di legittimità e di sovranità monarchica alternativa. Questa negoziazione inizia con il Trattato di Casalanza tocca il suo apice con la scelta dei Borbone di concedere la Costituzione nel luglio del 1820 e fallisce con la stessa scelta della monarchia borbonica, il discorso sarebbe lunghissimo, ma quest'anno ci saranno infiniti convegni su questo argomento di cessare questa negoziazione che pure aveva dato qualche successo, ritirando la Costituzione, accompagnando e gestendo l'invasione austriaca del Regno e determinando la seconda repressione di massa della storia napoletana, cioè quella del 1821. Questo determinerà che da quell'epoca, quell il 1821, fino al 25 giugno del 1860, anche l'ultimo tentativo di negoziazione di quote di potere della monarchia borbonica, con parti rilevanti dell'elite centrale e territoriali napoletane, perché con la Sicilia non ci sarà una negoziazione neppure nel 1848, ma ci sarà guerra aperta tra il corpo di spedizione, la monarchia borbonica e i gruppi rivoluzionari siciliani, fallisce e determina la terza repressione di massa della storia napoletana, che è il 1849. Questo, che cosa significa, vado a sintetizzare? In che cosa consiste la questione della nazione napoletana? nella incapacità della monarchia borbonica, della mancata volontà, nella scelta politica è la parola giusta, della monarchia napoletana di identificare se stessa con l'indipendenza del regno e della nazione napoletana, anzi, di fare dell'indipendenza napoletana la fonte principale di legittimazione della monarchia borbonica. Questa è la chiave della nazionalizzazione borbonica di Ferdinando II e allo stesso tempo di respingere tutti i tentativi di mediazione sia di quote di potere regionale con le elitte siciliane, sia di quote di eh, eh, potere rappresentativo con il movimento liberale napoletano. E questa è la base del mio libro, e questa è la mia tesi interpretativa. Che quando la rivoluzione nazionale italiana, quindi la questione nazionale italiana, incontra il Mezzogiorno, la questione nazionale napoletana si risolve all'interno della questione nazionale italiana perché l'opposizione politica meridionale trova solo nella questione nazionale italiana la possibilità di risolvere la questione napoletana. Ma allo stesso tempo l'altro attore politico che aveva rappresentato il corno principale della questione napoletana, cioè la monarchia borbonica, aveva identificato se stesso con l'indipendenza stessa del Regno e quindi vede inevitabilmente la creazione o la trasformazione della questione napoletana nella questione italiana. Per essere eh, e eh, concludere questa che è evidentemente la proposta storiografica del libro la guerra di brigantaggio diventa la fase conclusiva di una grande crisi, di un grande conflitto civile, che in qualche caso diventa anche guerra civile. Tra progetti di Stato, visioni della società sentimenti stessi di appartenenza propo, uh, opposta, alternativa, la questione napoletana che viene risolta nella questione italiana e allo stesso tempo dalla questione nazionale italiana che assorbe e trasforma il conflitto civile meridionale in un conflitto tra il nazionalismo italiano e il patriottismo napoletano. Dal mio punto di vista questa diventa la guerra del decennio, diventa la soluzione di due grandi questioni, perché la questione napoletana non poteva vivere senza il superamento della frattura tra una parte importante delle sue elite e la monarchia, e la questione nazionale italiana non si poteva risolvere senza il mezzogiorno, non poteva esistere l'Italia senza il mezzogiorno, che all'epoca, non dimentichiamolo, era largamente più importante sul piano demografico di oggi, a circa un terzo della popolazione italiana. Ovviamente questo che cosa determina? Sì, beh, sì, evidentemente. Certo. Eh, beh, sicuramente, molti, non qualcuno, evidentemente. Vabbè, diciamo, questo è diciamo, ovviamente eh, quello che succede diciamo, nella mia ricostruzione che succede nel 1860. Eh, mi riferisco ovviamente all'epoca di cui stiamo parlando, in altre epoche, altri contesti che chiaramente ha, hanno avuto storie anche molto affascinanti, ma che per, non posso sicuramente recuperare adesso, magari lo recuperiamo nella, convers nella conversazione successiva. Che cosa succede quando questi due conflitti e queste due questioni arrivano a soluzione? Succedono le cose che sono state evocate e cerco veramente di raccogliere per macro problemi. Innanzitutto l'espulsione della Sicilia. Perché la Sicilia nell'estate del 1860 decide largamente, per motivi diversi, innanzitutto per la l'appartenenza filo-italiana ormai di larga parte delle sue elite, ma anche per il modo con cui viene gestito il cambio di regime nelle province siciliane, di aderire, anche se in forme diverse, con gruppi politici, attori diversi e con una dialettica molto forte, ma tutta interna al movimento nazionale italiano, alla soluzione unitaria. E questo fa sì che il conflitto, cioè la guerra che inizia nell'agosto del 1860, nel mezzogiorno, non toccherà mai più la Sicilia. Cioè non ci saranno episodi di resistenza armata, grandi organizzazioni eh, clandestine, ma anche una guerra di propaganda rilevante che toccherà la Sicilia. La Sicilia sarà sempre il baluardo del movimento nazionale italiano e sarà soprattutto in una fase il baluardo di una parte rilevante del movimento nazionale italiano che è la sinistra garibaldina. Invece che cosa succede nel mezzogiorno? Nel mezzogiorno succede che il progetto dell'indipendenza napoletana, interpretato dalla monarchia borbonica, e il progetto della nazione italiana, interpretato dalla monarchia sabauda, non trovano nessun tipo di negoziazione e determinano un conflitto armato. Quali sono i caratteri di questo conflitto armato? Cerco anche in questo caso di spiegare le mie tesi per titoli: innanzitutto, è un conflitto tra due monarchie. Questo è stato forse evidenziato poco nelle relazioni, ma dal mio punto di vista è uno degli aspetti più rilevanti. Il cambio di regime nel mezzogiorno, quello che Franco ha definito la rivoluzione disciplinata, viene spinto dal successo della spedizione garibaldina. Ma avviene innanzitutto nel nome della monarchia Sabauda, che viene identificata da larghissima parte dei gruppi politici e dell'elite territoriale, e centrale e meridionale come il garante del cambio di regime e che in un tempo brevissimo farà del mezzogiorno il baluardo della monarchia sabauda e ne farò un balardo così forte che fino al Novecento inoltrato, il caso del referendum istituzionale è quello che citiamo più spesso, ma in realtà la storia del radicamento della monarchia sabaudo nel Mezzogiorno è molto affascinante, Bast vi sarebbe ad esempio molto bello raccontare come l'aristocrazia napoletana tra padri e figli, cioè tra, tra Vittorio Emanuele II e poi la scelta di far nascere l'erede a Napoli, trasforma anche la, la, la casa e gli aiutanti di Campo del Re, insomma qui andremo nell'anedotica. Però di fatto la guerra del Mezzogiorno è innanzitutto una guerra tra due monarchie. Il cambio di regime avviene nel nome di una monarchia costituzionale, del resto come era sempre avvenuto nella storia di uno Stato plurisecolare, come era stato il Regno di Napoli, in cui la tradizione monarchica era stata l'unica sovranità conosciuta praticamente dalla formazione del Regno all'interno dei Normanni, da una monarchia costituzionale che si offre come garante per l'elite territoriale e per l'opposizione politica che da decenni contrastava la monarchia borbonica. È una monarchia borbonica che ha a sua volta delle risorse simboliche potentissime, ha un suo blocco di sostenitori che si presenta come l'interprete della secolare indipendenza del regno. Quindi la guerra che si combatte nel decennio è innanzitutto, perlomeno questa è la mia interpretazione, è innanzitutto una guerra tra due monarchie, tra due progetti di legittimità monarchica, e tuo due progetti di legittimità monarchica che intrespano due appartenenze nazionali, quella nazionale, quella italiana e quella napoletana, che contrappongono il nazionalismo italiano al patriottismo borbono napoletano. E saranno sempre questi due schemi identitari, con tutte le loro vastissime risorse simboliche, a caratterizzare quella che è stata più volte richiamata, cioè una guerra di idee che mobiliterà non solo la folla di scrittori, artisti, intellettuali, scultori che popolano il mondo del nazionalismo italiano, ma anche una folla di scrittori, intellettuali, soprattutto. Uh, gruppi rilevanti, ad esempio il gruppo dei gesuiti della civiltà cattolica, i quattro uomini di testa che organizzano la campagna, diciamo così, di propaganda borbonica, che sono tutti e quattro gesuiti napoletani. E che sosterranno proprio sulla base del principio fondamentale dell'indipendenza napoletana, la campagna di resistenza del legittimismo borbonico. Quindi questa è evidentemente la seconda questione che io che io pongo diciamo, nel libro, è evidente che la guerra che si combatte nel decennio è una, è una guerra tra due appartenenze nazionali, vissute, raccontate, identificate come tali nella guerra di idee, che però vengono interpretate innanzitutto da due monarchie che si presentano come coloro che assorbono e simboleggiano due patriottismi opposti. Però questa guerra è anche una guerra che raccoglie un conflitto di lunghissimo periodo e quindi andiamo alla, alla terza questione i caratteri della guerra eh, la guerra che si combatte nel mezzogiorno eh, è una la guerra regolare dura pochissimi mesi dura circa due mesi cioè il tempo dell'esercito di operazioni borbonico di tentare una resistenza sulla, sulla linea del volturno e poi di chiudersi nella fortezza di gaeta e in realtà l'esercito di operazioni borbonico non riesce a fare una resistenza molto dignitosa, anche se adesso viene largamente mitizzato. Perché questo non succede? Perché, terza questione che vive molto fortemente nel libro, l'opposizione politica meridionale in 70 anni di opposizione, di battaglia politica, aveva dimostrato di saper, o aveva gli strumenti, per governare il cambio di regime. E questo avvenne nell'estate del 1860, ma in realtà anche negli anni successivi. È stato avvocato il caso della famiglia, della famiglia Fortunato. Il caso della famiglia Fortunato è un caso di un gruppo, oppure degli Aquilecchia, ecco di un gruppo politico borbonico rilevante che nel corso del conflitto e non nel corso del cambio di regime del 1860 venne trascinato progressivamente negli schieramenti italiani, tant'è vero che alla fine del 1864 la famiglia Aquilecchia scelse come proprio avvocato Giuseppe Pica, che aveva appena firmato la legge Pica. Che cosa voglio dire? Che il cambio di regime che avviene nel mezzogiorno del 1860 Riesce a spostare nel campo nazionale italiano non solo l'antica opposizione politica, ma buona parte delle istituzioni del regno, l'ufficialità militare, largamente, gli apparati giudiziari e di polizia e gli amministratori locali. Questo determina che la resistenza borbonica all'unificazione viene combattuta da un blocco sociale minoritario. Che è quello su cui il borbonismo politico aveva con maggiore successo realizzato l'operazione di nazionalizzazione, E cioè l'Alto Clero, diventato largamente borbonico con, il concordato, con le conseguenze del concordato del 1818-19, l'aristocrazia napoletana che era rientrata largamente dopo il tradimento del 1799 nell'epoca di Ferdinando II, e una base popolare a cui la monarchia si era sempre richiamata e che. Vado adesso alla questione del briantaggio, non va sottovalutato, era stata quella che la monarchia borbonica aveva con maggiore determinazione ricompensato dopo il 99 e dopo il decennio francese. Quindi, terza questione, la guerra che si combatte il mezzogiorno si combatte a parti invertite. Perché non solo il nazionalismo italiano ha a disposizione uno stato, un esercito capace di combattere una guerra simmetrica contro un avversario largamente inferiore, ma l'opposizione politica napoletana ha spostato i gruppi politici, gli apparati dello Stato, gli apparati giudiziari e in, nel caso di una guerra fondamentale l'ufficialità nel campo filo italiano. Quindi che cosa diventa una guerra nel momento in cui le città, gli apparati dello Stato e una parte rilevantissima delle elite sono ricollocate nel campo nazionale? Qual è l'unica arma disponibile ai Borbonici? L'unica arma disponibile è il brigantaggio politico. Per questo la guerra di briantaggio diventa la guerra del patriottismo borbonico. Poi vado sulla questione che è stata posta da, eh, con chiarezza eh, da Cinnella. Eh, perché gli attori più importanti, più significativi del mezzogiorno eh, si erano, erano stati inglobati attraverso un processo complesso di ristrutturazione dei rapporti di forza e dei poteri territoriali de, e del notabilato provinciale all'interno dello Stato italiano nel giro di qualche mese. E quindi la monarchia borbonica per combattere questa guerra a difesa di se stessa e lei dice dell'indipendenza napoletana ha a disposizione soltanto una forma di combattimento che è la guerra irregolare, e, e, e questo ci porta a definire il brigantaggio. Che cos'è il brigantaggio? Questa è stata la questione che è stata molto evocata nell'intervento di Ettero Cinella, che tra l'altro mi è piaciuto moltissimo e che, e che condivido largamente. È evidente che il brigantaggio è una presenza permanente della storia meridionale, ma in realtà è una presenza permanente di tutte le società rurali. Se noi ci confrontiamo con mille storie, che se vogliamo fare una comparazione di forme di guerra irregolare e di mille altre eh, esperienze, solo do, per restare nel XIX secolo, forme di, di, di banditismo politico, oppure di che, che assumono colori politici, o di guerriglie che assumono caratteri criminali, o di guerriglie che sono a metà tra azione criminale e azione politica, troveremo solo nel XIX secolo tantissime esperienze. Però la monarchia borbonica aveva qualcosa in più. La monarchia borbonica non solo aveva largamente utilizzato il brigantaggio politico tra il 1799 e il 1815, ma a differenza di altre esperienze controrivoluzionarie europee, la monarchia borbonica aveva selezionato una parte dei quadri della nuova aristocrazia tra i capi del 1799 e del decennio francese. Facciamo un solo esempio. L'uomo forte del regime di Ferdinando II, dell della seconda parte del regime di Ferdinando II, il vero uomo forte era un ex capo massa del 1799 del decennio si chiamava Vito Nunziante che era passato da essere un capo irregolare del, della lotta antirepubblicana antifrancese al vertice dell'aristocrazia del regno e in realtà se noi guardiamo l'aristocrazia locale del regno di Napoli dopo il 1799 troviamo un'enorme quantità di quadri selezionati all'interno dei vecchi capibande, dei vecchi capomassa. che significa che la monarchia borbonica non solo offriva al brigantaggio organizzazione, motivazioni, protezioni e rete, ma soprattutto un immaginario in cui, come dicono tutti i briganti, basta vedere Carmine Crocco, ma come dicono anche i nemici dei briganti, la relazione Massari, il brigantaggio era un'occasione di protagonismo politico e di leadership sociale e territoriale, ma anche, era anche un sogno, un miraggio concreto di un grande traguardo sociale in una ipotetica, quindi, restaurazione borbonica. E quindi quando la monarchia richiama in servizio il brigantaggio politico e lo fa immediatamente, cioè nel settembre del 1860, quando al ministro degli interni del governo di Francesco II, Pietro Calaulloa, viene espressamente delegato l'organizzazione di formazioni irregolari, la monarchia offre questo, al brigantaggio, questo messaggio al brigantaggio e tra l'altro ho provato anche di costruirlo nel libro, anche se ovviamente gli spazi eh, sono molto ristretti, lo fa organizzando e reclutando innanzitutto criminali disponibili, ad esempio organizzando le evasioni. Buona parte dei capi più famosi, Ninkonanco, Crocco, eh, insomma potrei farvi molti esempi, vengono reclutati attraverso una serie di evasioni organizzate tra l'agosto del 60 e giugno del 1861. Questo ci porterebbe molto lontano. Questo che cosa significa? Eh, ridurre il briantaggio a un fenomeno eh, esclusivamente politico? Ovviamente no, come ha detto lo stesso, stesso Ettero Cinnella. Il brigantaggio, che era una forma permanente delle campagne meridionali, diventa immediatamente eh, un coacervo di mille espressioni, di mille forme, anche una coabitazione di gruppi e bande che hanno interessi, caratteristiche ed esperienze diverse. Però il brigantaggio si autodefinisce, questo non è irrilevante, come un attore politico che combatte per la restaurazione della monarchia borbonica nel nome della Chiesa Cattolica, con un suo immaginario che viene dalle lotte passate, da quelle offerte di recenti. E con una sua rivendicazione, che, per quando Rozza ha un carattere politico, che è la restaurazione della monarchia borbonica. E quindi, se è vero che il briantaggio è espressione della radicale frattura sociale delle campagne meridionali, ma questo non è, non è negabile, basta vedere il reclutamento delle, delle bande di briganti è altrettanto vero che il brigantaggio politico, cioè quello che scatena la grande offensiva tra l'agosto del 61 e l'agosto del 63 è un brigantaggio che cerca di rappresentarsi o di autorappresentarsi anche nelle attività criminali come un attore politico la repressione dello Stato dello Stato italiano e i caratteri della guerra, vado largamente a concludere, perché chiaro i temi sono stati tantissimi, li ho scelti come esempio per, per offrire delle, delle chiavi interpretative e, e i caratteri del, del, nazionalismo, eh, del nazionalismo italiano. Eh, lo Stato italiano, eh, le forze di sicurezza italiane, ma in genere il movimento nazionale italiano, combatte una guerra i cui eh, elementi erano largamente conosciuti. Vi faccio un esempio, la legge Picca. La legge Picca non è una legge inventata dal Parlamento italiano. È una legge costruita da un gruppo di parlamentari meridionali, in cui gli uomini di riferimento erano Massari, Pisanelli, Mancini e lo stesso Picca, che portano a sistema misure di repressione del briantaggio politico e criminale. Come? Eh Spavente il vero registro, cioè, ovviamente nel libro sì, come chi leggerà il libro vedrà che il regista poi era spaventa, il regista di tutte queste cose in Parlamento, Insomma, l'ho dato per scontato, eh, che erano utilizzati da sempre anche sul piano normativo. Se noi guardiamo tutta l'azione normativa di repressione del brigantaggio, solo dal 1806 al 1858-59, quando che, insomma, le misure speciali utilizzate da Nunziante in Calabria, non c'è nessuna differenza con la legge PIPCA, cioè, i caratteri sono sempre gli stessi, tre persone banda armata, utilizzo dei tribunali militari per la repressione del brigantaggio. Giunte provinciali per la collaborazione tra militari e civili, taglie per premiare i civili che partecipano alla repressione del brigantaggio, diminuzione della pena per chi si arrende e per chi si consegna. Che cosa voglio dire? Voglio dire che in realtà anche la stessa repressione del brigantaggio è, da un lato, la continuazione di un conflitto antico, in cui strumenti, misure, pratiche, vendette, attori, protagonisti, faide, erano gli stessi che si vivevano nelle campagne meridionali da molti decenni. Ma allo stesso tempo diventa una cosa completamente nuova perché l'esercito italiano e lo Stato italiano non solo utilizzano su, su scala diversa e con capacità diverse queste stesse misure, ma soprattutto cambiano radicalmente il rapporto tra monarchia e brigantaggio perché non riconoscono mai al brigantaggio il ruolo di negoziazione che era stato riconosciuto dalla monarchia borbonica. Ultima questione. Ah beh, poi ci sarebbe discutere, magari lo facciamo dopo se abbiamo tempo, dei tribunali militari perché a parte le province che sono nel libro c'è una ricerca in corso che, che verrà, verrà, dovrebbe essere completata per, eh, per l'anno prossimo. Eh, I caratteri della guerra, ah, la, le pratiche militari, le forme della violenza, i simboli della violenza, gli strumenti della violenza. Eh, su questo le cose dette da Luca e, da, e da, dai due Luca sono totalmente condivisibili. Perché? Perché nella mia interpretazione, perlomeno come io ho letto questa guerra, questa è una guerra fatta con i civili, per i civili e sui civili. La guerra di brigantaggio non conosce mai battaglie, eh, per, per gli appassionati di cose militari. La di le, le, le formazioni eh, regolari del brigantaggio hanno capacità operative a livello di brigato, cioè, ma non di brigato, di battaglione, cioè possono sfidare le forze italiane a livello di battaglione solo tra l'estate e l'autunno del 61. Dopo quella data, le uniche capacità militari delle, az... delle bande di briganti sono a livello di plotone e di squadrone. Chi capisce le cose militari parliamo di poche decine di unità, al massimo, ma è raro, di compagnia. I... La guerra dei briganti è una guerra sui civili, che colpisce largamente i civili, perché il brigantaggio vive attraverso il consenso, la paura o la collaborazione della popolazione civile. E la guerra degli italiani contro i briganti diventa allo stesso tempo una guerra per i civili, e cioè di minaccia, consenso, o è più corretto dire, ecco, con un linguaggio vicino a noi, di controllo e consenso della popolazione. E per questo le campagne per le vittime di briganti, mille altre cose che potremmo raccontare, non c'è il tempo, tra l'altro molto affascinanti, la campagna per le vittime del brigantaggio è stata la campagna più imponente organizzata dal Movimento Nazionale Italiana, forse in tutto il XIX secolo, non c'è un comune in Italia dove non c'è un nell'archivio una parte dedicata alle vittime del brigantaggio, questo è un tema affascinante insomma. Già, molto interessante. Che cosa voglio dire? È l'ultimo punto. Che tutte le cose che sono state dette sulla guerra, che possono richiamare modelli antichi o anticipare esperienze future, appartengono proprio ai caratteri stessi di questo conflitto. Che non è soltanto la rielaborazione di memorie meridionali o la conseguenza della crisi di un antico Stato o l'esasperazione di rancori sociali, ovviamente largamente presenti nelle campagne ma è soprattutto una guerra irregolare in cui tutti i contendenti hanno sempre come obiettivo principale il controllo, il consenso e la minaccia alla popolazione. E sarà questo poi a determinare la sconfitta anche militare del brigantaggio. Tutti i capibanda, o quasi, non verranno uccisi dalle forze regolari italiane, ma dopo la liquidazione delle bande verranno catturate in genere da forze volontarie e paramilitari meridionali, da Nincolanco a Masini e potremo continuare. Quindi, da questo punto di vista tutte le cose che sono state dette sono molto interessanti sulla guerra, inevitabilmente eh, sono tali perché questa guerra è una guerra fatta e insomma ci ce ho cercato anche di capirlo, innanzitutto sui civili e per i civili e questo condiziona anche l'immaginario dei combattenti. Che è stato un altro tema che ho cercato di, di far vivere nel libro, che combattono una guerra, nel caso dei combattenti italiani, totalmente diversa dai, dai colori e dalle musiche risorgimentali, proprio perché è una guerra per la popolazione. Vado a concludere, giusto l'ultima questione che riprendo, cioè quella della Sicilia. È evidente che la Sicilia è non solo è il baluardo del, del nazionalismo italiano, ma è anche uno dei luoghi dove la dialettica politica è più forte e offrirà una retrovia fortissima alla sinistra. Io questo ho cercato di raccontarlo, eh, di mantenerlo sulla, sulla, diciamo, sullo sfondo del libro, perché l'elemento più forte che mi ha mosso nel raccontare questa storia, e cioè la guerra degli italiani, del legittimismo borbonico, del brigantaggio all'Italia, in Sicilia non c'è. O meglio, è molto marginale il legittimismo borbonico e inesistente la resistenza armata all'unificazione italiana. Ma questo non nega assolutamente quindi, che l'importanza della Sicilia nella crisi del Regno non è tale nel decennio unitario, ma lo è nel determinare il crollo del Regno dalla crisi più profonda, cioè quella del 1848, fino al consenso sostanzialmente massiccio, se non quasi in generale, dato alla spedizione garibaldina. Quindi il ruolo della Sicilia è decisivo nel crollo del regno ed è decisivo nel consolidamento del nazionalismo italiano, ma la Sicilia non diventerà mai terri terreno diciamo, della guerra del mezzogiorno e per questo dal, nella mia interpretazione rispetto a questa storia resta sullo sfondo, ma questo non nega che la Sicilia è decisiva nel crollo del regime borbonico. Ovviamente eh, concludo, io non ritengo assolutamente, ma questo è ovvio, sarei... Che questo possa avere criteri di assolutezza. Le cose che ha detto Luca sono state riprese poi da, da Baldisara, le condivido pienamente. Questa guerra ha prodotto tante di quelle carte, solo se vogliamo restare, come tutte le guerre producono carte, ma questa ne ha prodotto così tante, e così tante che il terreno di approfondimento, di esplorazione storiografica, di ricerca sul campo, ma anche di esplorazione di nuovi ter terreni di carattere sociologico, antropologico, di genere è vastissimo. Uh, Anch'io sono entusiasta se questo po po potrà continuare, però devo dire che stasera questo mi basta, nel senso sono davvero contento di questa discussione, di questa discussione così bella, così vera, della vostra attenzione e delle parole penetranti, anche problematiche, per questo più interessanti, che gli amici che sono a questo tavolo hanno posto. Grazie. Bene, adesso naturalmente eh, eh, domande, questioni, eh, ce n'è già una, ma c'è Giulio che ci aiuta. <ride> è acceso? Eh, grazie professore, Io ho letto il suo libro, l'ho molto apprezzato, però c'è due punti su cui vorrei un chiarimento se è possibile averlo. Quanto è stato grande il consenso attivo e passivo verso i briganti? Cioè, mi spiego, eh, in molte guerriglie che ci sono state nel Novecento, quando il consenso della, di una popolazione verso i guerriglieri è intorno al 10%, la guerriglia diventa sostanzialmente indomabile: nel senso che la guerriglia non potrà mai vincere, ma diventa estremamente difficile per le forze regolari vincere. Allora, quant'era il consenso, se, se, ammesso che si possa poi ricostruire a distanza di così tanto tempo? E la seconda questione è, è quanti e quali fonti di finanziamento potevano avere, non tanto i briganti che si rifornivano diciamo, sul territorio, ma i Borboni. Perché da quello che ho capito dal libro i Borboni in qualche modo contribuiscono al finanziamento. Dove trovano queste risorse avendo perso il regno? Vogliamo raccogliere qualche domanda così non parlo sì, solo io. Sì. Buonasera. Purtroppo non ho ancora letto il suo libro, anche se quanto ne ho sentito, eh, costituisce una sollecitazione forte in questo senso. Non mi dissuaderanno l'annunciato la, non gigantismo della dimensione storiografica, non mi dissuaderà. Meno ancora eh, il lusso di prolessi, spostamenti nel tempo e nello spazio. Io infatti, essendo ignorante in questa materia, nella vicenda nel periodo che lei ha trattato, le faccio una domanda molto limitata, però vicina a ridosso del periodo stesso. 1876. La famosa banda del Mattese. Tentativo della prima internazionale di creare, di mimare in qualche misura la spedizione di Pisacane. No? Un, Ora, questo si reggeva su pagine non so quanto meditate e studiate, però esplicite e consapevoli di Bakunin sulle caratteristiche del popolo meridionale. Stringi, stringi, era un popolo antistatuale che nei suoi rapporti con lo Stato oscillava tra l'estraneità, un'estraneità culturale, noi diremmo addirittura antropologica profonda. O, in momenti di tensione come questo, una franca ostilità, la lotta violenta, il rifiuto violento. È totalmente arbitraria questa dimensione, considerato anche certe forme di lotta, certe... e può portare da qualche parte, o è una delle fantasie del vecchio Bakunin. Io sono molto più semplice, e vorrei dire che avevo desiderio di conoscere l'autore de del libro. E il libro mi, era stato mi è stato consigliato eh, nei mesi passati da professore Fulvetti. Quando, io devo dire che sono della provincia di Brindisi, sono pensionata dal 2015, ho lavorato da 73 fino a quella data in ambito sanitario eh, e però ho avuto contatto con la gente, oltre che poi anche con i miei familiari, con, insomma, eh, con la cultura della mia terra. Eh, e quindi chiedevo al professore di, di capire come mai certi atteggiamenti di paternalismo, di assistenzialismo, di fattoritismo stanno nella mia terra e, e, e tutto viene indicato come eredità della mentalità borbonica. E allora il professore mi disse c'è un libro meraviglioso, e, insomma è, è utile leggerlo. E sulle prime veramente ho ammirato lo stile letterario, ho ammirato anche la, la capacità di rappresentare gli avvenimenti una conseguenzio temporum che è difficile da tenere tante fila, tante cose. E, e veramente eh, mi sembrava che l'autore fosse un tipo atletico, un tipo non, non fermo, così come ho avuto eh, conferma anche l'altro giorno nell'aula eh, universitaria. E sulle prime veramente sono rimasta un pochino molto scossa da questa rappresentazione di violenza. E quando il professore Cinnella che ha parlato che si vorrebbero altri particolari io ho detto no, ce ne sono a sufficienza anche l'autore li ha messi nella maniera giusta e con sapienza bastano quelli che ci stanno però ehm, vorrei, dire, vorrei chiedere questo da, da storico da, da, da da persona che sicuramente lei appartiene alla, alla terra, de, alla mia terra, no? alla, ho sentito l'accento nel Salerno. Eh, io vedo che, che questi motivi, queste, anche queste ribellioni, questo, come parlava il Signore, eh, sono dovuti anche un pochino all'ignoranza all in, in cui è stata tenuta quest, questa gente. È gente che è stata eh, diciamo, resa credulona, che, che ha creduto nelle promesse e poi è stata diciamo. Eh, così in maniera istintiva, eh, eh, portata a reagire quando queste promesse non si venivano, non venivano eh, eh, esaudite. E, e quindi però vorrei dire che questi atteggiamenti, così come è stato detto, purtroppo stanno ancora e la questione meridionale non è ancora risolta e questi motivi di dissenso esistono e io purtroppo sento anche nella, nel popolo, nel, nelle persone... Ci vorrebbe la dittatura, e infatti ultimamente dico, senta, la dittatura è una cosa seria, per favore non la nominiamo, informiamoci su cos'è la dittatura. Grazie. Ecco, cerchiamo magari di fare delle domande un po' più brevi, se ancora ci sono persone che vogliono intervenire, quindi poi diamo la parola a Carmine per rispondere a queste tre questioni che sono state poste. Salve, professor Pinto, come ne dicevo prima quando ci siamo salutati, mi è piaciuto tanto il libro perché la narrazione è molto scorrevole, mi è piaciuto tanto perché mi ritrovo è molto non semplice, c'è una bellissima sintesi e si legge speditamente. Essendo un, uno studente, anche un militare, mi ha mi mi particolarmente appassionato l'aspetto eh, militare che pochissimi storici riescono a valutare. Leggo molta stor molti libri di storia militare, soprattutto del mondo anglosassone, e mi è piaciuto il battle rhythm che è riuscito a dare nei capitoli in cui parla il ritmo di battaglia proprio uh, che l'esercito, il regio esercito, riesce a tenere. Ho visto anche nelle note, insomma, le ha attinto molto dall'ufficio um, da, dall storico dell'esercito dell italiano. Quindi, questa è una nota che, che, che colgo che mi è piaciuta, ed era un aspetto che non conoscevo. Quindi, nel periodo 1863-70 con ora non mi ricordo sicuramente cialdini e, inizia cialdini e poi ci sono tutte le altre figure pallavicini insomma, attuano delle tecniche che mi sembrano molto moderne per il periodo nel senso e quindi questa è una nota che, che colgo nel suo libro e, e quindi c'è questa dimensione molto interessante sarà una semplice osservazione Bene allora se non ci sono altri in interventi direi la parola a Carmine per la replica finale. Allora innanzitutto consenso e forme di organizzazione delle bande. Questa è stata nella mia ricerca una cosa affascinantissima, mi sono dedicato tantissimo l'economia del Libio ovviamente ha ridotto però io ho, circa, ho, ho, ho sentito circa 700 bande ovviamente è un numero sempre fluttuante perché inevitabilmente come tutte le forme irregolari, l'uccisione del capobanda faceva emergere un altro quadro oppure la formazione di un'altra banda e possiamo continuare le, eh, le dimensioni economiche, le dimensioni, partiamo da quelle economiche, però anzi da quelle del consenso ovviamente non abbiamo strumenti moderni per verificare il consenso, la cosa che dal mio punto di vista è stata sempre più efficace è stata la rete dei sostituti Sostenitori. Rete dei sostenitori che noi possiamo verificare solo attraverso le, eh, diciamo, la disponibilità dei cosiddetti eh, manutengoli, cioè quanti di questi vengono sottoposti a processo. Noi abbiamo i documenti, i processi manutengoli sono tantissimi, ne abbiamo 4.000 archeo centrali dello Stato e almeno forse no, insomma, molti di più, diciamo, nei, negli archivi provinciali, lo Stato Maggiore, oppure ce ne sono perché ce ne sono i tribunali speciali di guerra. Le faccio giusto due esempi per essere molto rapido. In un caso di una banda media, cioè la banda Franco sul Pollino, su cui c'è una tesi di dottorato molto, eh, molto utile che ho seguito, ehm, le persone diciamo, di sostegno identificate sono circa 110, poi moltissime sono state. Sono state eh, assolte, insomma, eccetera. Però è evidente che un numero significativo per consentire la sopravvivenza della banda, è molto però diciamo non è percentualizzabile. Nel caso di un'altra banda, che è la Banda Masini, che era una banda invece grande, una delle grandi bande a cavallo. Lì mi interessava, l'ho fatto questo per, tu, per molte bande a cavallo, soprattutto capire la dimensione territoriale. e Nel caso della Banda Masini, per esempio, possiamo identificare che come tutte le grandi bande, aveva un raggio d'azione che sostanzialmente si muoveva normalmente tra i 40, 50, 60, 70 chilometri come base operativa fissa, aveva, qua, aveva sostenitori in tutti i comuni di questa area diciamo, di radicamento principale e l'aspetto molto interessante che vale per tutte le bande è che questi sostenitori erano di tutti i gruppi sociali. Cioè nel caso della banda Masini, questo lo troverai anche nel libro, c'erano aristocratici che tra l'altro finiti al Tribunale di Guerra all'ergastolo C'erano un paio di sintesi avvocati in cui si capisce che lì la motivazione è di natura economica, cioè sostegno, estorsione e sequestri, e poi c'era una base fatta ovviamente di contadini, caprai eh, e così via. In caso a Banda Masini mi pare che i comuni identificati sono circa 20. Quindi non possiamo documentare il, il consenso in percentuale, ma è evidente che attraverso questa rete di collaborazione o di sostegno di carattere popolare o clientelare, queste bande sopravvivono. La dimensione del molto interessante. Interessante economica, eh, non è possibile quantificare ovviamente il sostegno economico eh, dei comitati Borbondi per tanti voti, ma non ultimo perché Francesco II. E questo, l'altro lo cito anche nel libro perché lui è, è, nel, è nella sua corrispondenza diplomatica. Il settembre del 66 diede ordine a tutti i suoi comitati ancora attivi all'estero di bruciare. Lui lo scrive proprio: il re eh, dice di bruciare tutte le cose attinenti a spedizioni e cose simili. però eh, abbiamo delle fonti enormi per quanto riguarda invece gli aspetti di finanziamento criminale e sono i sequestri di persone è evidente che eh, le due principali fonti di finanziamento erano la estorsione questa più difficilmente quantificabile e il sequestro di persona. da questo punto di vista io credo che l'industria dei sequestri che fu costruita al brillantaggio meridionale non, ha, non riesco a vedere nulla di paragonabile tranne le FARC in Colombia negli anni 80-90 e soprattutto nella prima decada del 2000 eh, che, le faccio solo un esempio perché ho parlato molto. Nel solo caso di questa banda, la banda Masini, solo per due anni e mezzo di attività, eh, sono riusciti a identificare circa 71 sequestri di persone, alcuni collettivi e altri singoli, con somme rilevantissime per l'epoca che spiegano una testimonianza che ricorre in tutti. Le, le numerosissime deposizioni dei sequestrati c'è cioè la straordinaria disponibilità che avevano sempre queste bande di briganti di denaro, in alcuni casi calamorose, che gli consentiva di sostenere eh, le persone che alimentavano diciamo, il brigantaggio. Quindi la risposta è: chiudo: il consenso era sicuramente significativo, ma è difficile immaginare un consenso. Eh, Massiccio anche perché in tutte le, le vicende che riguardano la guerra del brigantaggio, eh, quelli che troviamo sempre in prima fila nel combattimento contro i briganti sono persone i loro vicini della porta accanto. Quindi è evidente che è difficile parlare di un consenso che vada oltre appunto la rete dei sostenitori stretta e la simpatia di alcuni settori. Più in secondo luogo, per completare la risposta, invece le fonti di finanziamento identificabili, a parte le distorsioni, sono i sequestri di persona e la dimensione è veramente enorme. Tra l'altro, chiudo, questi sequestri restano in tutte le testimonianze, anche questo c'è nel libro, la principale fonte di finanziamento, fi anche fino alla fine del briantaggio, cioè le ultime quattro zone di guerra, il briantaggio furono chiuse nell'agosto del 1874. E ancora all'epoca era possibile identificare bande che anche contemporaneamente tenevano sotto controllo Dici sequestrati, quindi con tutta la logistica necessaria a questo. La questione della banda armatese del è una storia affascinante. A breve uscirà un libro di una mia allieva che racconto alcune storie legate a questa, a questa vicenda, la banda del Matese. La scelta del Matese non era casuale, il Matese era stato scelto come luogo simbolico di tutta la propaganda legittimista tra il 61 e il 63, il Matese è il luogo dell'interrogazione dell inter, dell parlamentare del duca di Maddaloni, delle lettere di Calaulloa, eh, eh, ci sono delle pagine in, molto particolari nella storia del Regno di Napoli di Giacinto De Sivo. Lo trovate nei libri di Durelli, nel libro, nei, nei, nelle, nelle storie di Garnier, perché? Perché nel Matese c'erano cioè alcuni paesi simboli della guerra cioè scelti dalla propaganda borbonica Ponte Randolfo, Casalduni e vari altri. E quindi, evidentemente, nell'immaginario successivo il Matese era stato uno dei luoghi fondamentali diciamo, della, della guerra di brigantaggio, era rimbalzato sistematicamente ancora fino al 69-70. Ci sono petizioni di sindaci del Matese e così via, e quindi la scelta di ripetere qualcosa che poteva richiamare Pisacane o qualcun altro inevitabilmente era condizionata da questo luogo mitico che aveva avuto il Matese nei 15 anni precedenti a stato antistato nel mezzogiorno questo significa ridurre ed esemplificare una realtà complessa che poi è un po' il senso di tutta la discussione di questa sera era una società frammentata con tanti attori Attori che magari potevano vedere al proprio interno prevalere tendenze antistatuali, attori che invece erano diventati baluardi della difesa dello Stato. Noi, lo stesso Matese, no? potremmo fare una storia lunghissima stasera di come si sviluppa il conflitto politico e il conflitto di brigantaggio. Io penso che non dobbiamo fare l'errore di ridurre a una dialettica matematica questi contesti sociali, questi contesti politici. Perché quello che ci offre l'indagine su questa storia è proprio la straordinaria complessità degli attori, delle politiche e dei momenti. Che questi vivono anche cambiando contesto e, e, e posizioni, insomma. Eh, prima di arrivare alla domanda della signora, che è una domanda più diciamo di impegno morale e civile, eh, sì, non c'è proprio dubbio: le dottrine di controinsurrezione che sviluppa l'esercito italiano sono evidentemente largamente simili a quelle che troviamo in tutte le storie della lotta alla guerriglia dei, o della guerriglia, dei Rangers di Rogers nella guerra dei sette anni fino a. Eh, voi lo conoscete benissimo, ovviamente, al manuale adottato dal Corpo dei Marines nel 2007, che poi è diventato il manuale, diciamo, della, utili, diciamo il punto di riferimento alla condensurrezione in Iraq e in Afghanistan. Non c'è proprio dubbio, ed è evidente che. Questo determinò, nel, quasi tutti i grandi capi del brigantaggio furono eliminati sostanzialmente quando iniziò la campagna di condensazione in 14 mesi, proprio perché queste logiche funzionavano in questo senso. L'ultima domanda, la, la, la nostra signora, ovviamente è una domanda che riguarda più il nostro impegno morale civile che gli aspetti storiografici, però magari forse è anche giusto completare in questo, in questo modo. Io penso che l'unica risposta che le posso dare è quella del nostro mestiere. Cioè noi storici cerchiamo di fare un mestiere in cui eh, abbiamo innanzitutto il dovere di indagare la storia con gli strumenti della professione, con quelli che sono condizionati dal nostro contesto mentale, dalla nostra cultura, dal nostro tempo, dalle nostre capacità e come spesso ci ricorda il mio amico Franco Benigni abbiamo poi il dovere di dire quello che non si può dire, cioè le cose false. Le cose che non sono vere, che era un regno felice, che c'è sempre qualcuno che ha oppresso il mezzogiorno, che c'è sempre qualcuno più cattivo che l'ha reso più povero e così via. Eh, questo è un po' il nostro dovere. Io penso che la nostra risposta il do... è quella di fare bene il nostro lavoro, per come lo possiamo fare. Se siamo capaci di, magari di scrivere bene, ecco come è stato anche stasera, mi ha fatto piacere gli interventi sono venuti da persone che hanno letto il libro a prescindere da dagli aspetti professionali, non è poco dal mio punto di vista eh, con la capacità di, di farlo con garbatezza con acutezza, ma anche con rispetto per l'interlocutore, ma soprattutto con la convinzione che il nostro è un lavoro bellissimo, affascinante, uno dei lavori più belli possibile, che dobbiamo cercare di farlo bene e se lo facciamo bene anche se questo libro non parla di neo-borboni cioè ma te neppure io ne ho voluto fare stasera e ne voglio farlo questo non significa che non contribuisce a, a, a una cultura civile, a un senso morale dell'appartenenza di cui io credo tutti quanti noi siamo orgogliosi e, e il, al, alla fine il fondo ultimo del nostro mestiere e delle nostre passioni. Grazie. Bene, grazie a tutti, allora buonasera a tutti e grazie a Carmine per essere stato qui con noi con questa interessante eh, risposta e questa vivace discussione.